Buongiorno a tutti, rieccoci con l'Associazione Radioamatori Italiani. Ringrazio tantissimo per la disponibilità, mi scuso con tutti quelli che sono collegati online per il salto di settimana, ma problemi vari ci hanno obbligato a questo nuovo appuntamento. Ringrazio ancora Francesco, Presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani. Do a lui la parola perché Grazie. sicuramente questa mattina spero che ne vedremo delle belle, insomma, via. Sì, grazie Riccardo, buongiorno e buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Ma ringrazio anche Francesco Fucelli perché Buongiorno a tutti. il mio segretario di sezione, perché senza lui sarebbe stata difficile questa mattina, o quantomeno meno agevole. Perché faremo delle prove, faremo vedere un po' quello che è l'attività, quella che è l'attività dei radioamatori, e quindi mi aiuterà a fare alcuni test, alcune cose che vi mostreremo. E poi ci sono altri due colleghi, Gianfederico e Vincenzo, che ci aspettano in radio, quindi faremo proprio con loro un breve collegamento, un piccolo QSO, e quindi sarà, spero, carina anche in quel senso la mattinata. Mi preme prima di tutto, prima che mi dimentichi, perché poi io faccio così, ricordare che ci manda i saluti il segretario della sezione, no, della sezione, dell'Associazione Radio Amatori, il vice della sezione, rimane il segretario nazionale dell'ARI, Mauro, Italia 1 JQJ, che si scusa non poter essere presente, però aveva altri impegni pregressi e quindi ci manda comunque saluti, ha gradito molto l'altro appuntamento che abbiamo avuto 2 settimane fa, e quindi diciamo che abbiamo anche il supporto di ARI nazionale, almeno quantomeno a livello di iniziativa. Poi ci sarà una sorpresa che ancora non abbiamo annunciato, fra una mezz'oretta probabilmente saremo pronti a farvela vedere, e quindi state con noi perché sicuramente ci sarà da divertirsi. Allora, io Riccardo lascerei quindi la parola a te per organizzare un po' come l'altra volta la mattinata. Quindi. Allora, quando, visto che la volta scorsa abbiamo introdotto che cos'è il mondo radioamatori, abbiamo parlato, abbiamo fatto vedere una carrellata di quello che erano le vostre stazioni, abbiamo parlato di varie frequenze. Chiaro che le domande adesso ce ne sono tante, perché una volta superate quelle 2 ore, no? La curiosità prevale e poi incominciano le domande. Una cosa magari che piacerebbe a me e anche ai ragazzi è vedere effettivamente un collegamento, nel senso all'atto pratico, no? Quello che è stato detto la volta scorsa, da vedere se è possibile, insomma, via. Va bene, facciamo tutto, sì. Come ho accennato, abbiamo due amici, Gianfederico e Vincenzo, che ci aspettano in radio. E quello che potremo fare è una cosa, spero, carina, però c'è bisogno di una breve introduzione. Allora, utilizzeremo un ripetitore radio, quindi magari vi spieghiamo un attimo cos'è un ripetitore radio prima. Scusate, dovevo mettermi comodo. Allora, e quindi spiegheremo perché utilizziamo due frequenze, come siamo configurati, nel senso io dove sono, gli altri dove sono, eccetera, e quali modi di emissione utilizziamo, e anche un po' di terminologia, perché no? Perché c'è bisogno anche di quella. Quindi se Francesco, il segretario, mi assiste un attimo e vi spiega queste cose, io nel frattempo mi organizzo con gli altri e vediamo di coordinarci un po', perché io per esempio sto qua ad Umbertide, in provincia di Perugia, per chi è da fuori Umbria, gli altri sono nei pressi di Perugia e quindi più vicini al ripetitore, e ci coordiniamo un attimo, sento se sono già disponibili e arriviamo subito. Quindi se nel frattempo XBX spiega un po' l'utilizzo delle frequenze, i modi di emissione e le varie cose, io sistemo con loro. Ok, proviamo a farlo in maniera semplice. Le frequenze assegnate al servizio di radioamatore sono molto ampie e con caratteristiche completamente diverse. Quindi
Quindi partiamo dalle onde corte che vengono utilizzate per fare prevalentemente collegamenti intercontinentali, internazionali, per arrivare fino alle microonde. In mezzo ci sono le VHF sono le frequenze che andremo ad utilizzare ora e sono, per dare un'idea, quelle della radio FM, poco più in alto. E la caratteristica è quella di avere una portata pressoché a livello ottico, quindi due punti che si vedono fra loro, diciamo, permettono di fare il collegamento radio. Se fra due punti c'è un ostacolo, che può essere un monte piuttosto che, diciamo, una serie di palazzi, eccetera, è difficoltoso effettuare il collegamento radio. Per ovviare a questo, dato che il nostro servizio deve essere, al di là del divertimento, del nostro hobby, ma è come dicevamo la volta scorsa, è un servizio che in determinate circostanze deve essere efficace anche quando non funzionano le telecomunicazioni ordinarie. Per ovviare a questo ci sono i ponti ripetitori. Ponti ripetitori sono dei dispositivi pressoché automatici che stanno sulla cima di monti piuttosto che in posti ad alta visibilità, che ricevono il segnale da un lato e lo trasmettono dall'altra. Quindi vengono utilizzate di fatto due frequenze, una d'ingresso e una d'uscita. Poi c'è tutta una serie diciamo, di filtri, di dispositivi che evitano che una disturbi l'altra. A volte succede che ci sono dei disturbi, ma lì interviene poi la nostra squadra tecnica. E in questo caso il collegamento radio fra Francesco che sta ad Umbertide e Gianfederico e Vincenzo che stanno a Perugia sarebbe impossibile se non ci fosse il ripetitore, in quanto fra Umbertide e Perugia c'è Monte Tezio che con i suoi oltre 1.000 metri bloccherebbe il segnale. Il ripetitore è posizionato in questo caso sulla cattedrale di San Pietro a Perugia, quindi un posto molto aperto ad ampia visibilità, siamo sia a nord di Perugia che diciamo per tutta l'area cittadina a sud, e il segnale viene trasmesso automaticamente dalle radio alla frequenza di 145.150 MHz per essere poi ritrasmesso dal ripetitore a 145.750 MHz, quindi 600 kHz più sopra. L'operatore non si accorge di nulla, lui parla tranquillamente, è la radio che utilizza che gestisce tutto quanto. Quindi ascolta e trasmette come se fosse una comunicazione in diretta, come se fosse il classico walkie-talkie, tanto per dare un'idea. Anticipo un attimo una domanda che sicuramente sarà posta. Quanto costano queste apparecchiature? Dai 25 euro, parliamo delle radio e non dei ripetitori, dai 25 euro fino a qualche migliaio di euro, quindi c'è ampia scelta per tutto. Prerogativa essere radioamatori, questo tengo a sottolinearlo. Bene, penso che Francesco sia pronto, quindi lascio a lui la comunicazione per farvi sentire con le vostre orecchie quello che è un collegamento radio effettuato fra radioamatori sul ponte ripetitore. Va bene, eccoci. Allora, ho sentito, sì, ho fatto un breve passaggio con Gianfederico, sono pronti anche loro, quindi nel frattempo stavo mandando live i vari commenti, saluti a tutti, vedo che già sono molti, quindi bene, grazie, buongiorno a tutti. Allora, sì, quello che faremo adesso sarà quindi utilizzare una radio, una delle mie che ho qui sopra. L'ho sintonizzata già sul ripetitore R6, si chiama così perché sono comunque numerati progressivamente, l'R6 della nostra sezione, e adesso andrò a chiamare Gianfederico o Vincenzo, entrambi hanno il loro nominativo, sentirete quindi K0AZG, che è il nominativo di Gianfederico, o Italia0KWX, che è il nominativo di Vincenzo. Li chiamerò, quindi ci passeremo fondamentalmente il nominativo e cosa succede quando io li chiamerò, loro mi risponderanno, ci sarà tutta una fraseologia abbastanza semplice, nulla di particolare, però che dobbiamo rispettare. Quindi all'inizio e alla fine di ogni passaggio in generale ci scambiamo anche il nominativo, è per regolamento che dobbiamo fare così. Poi dovrò registrare il collegamento sul mio registro di stazione, quindi mi posso prendere un appunto veloce su un foglio di carta,
oppure vado direttamente nel log di stazione, un oggetto tipo questo qua. Ok, quindi dobbiamo anche questo qua tenerlo da conto perché ci dobbiamo annotare sopra i vari collegamenti. Lo possiamo fare sia su carta, come dicevo, ma anche su supporto informatico. Quindi ci sono tanti computer oramai che possono utilizzare veramente una svalangata di programmi, ce ne sono di tutti i tipi, dal più semplice, quasi testuale. Ecco, tornata anche Riccardo, eccolo qua. E succede, i problemini della diretta. E dicevo, possiamo utilizzare anche dei software per agevolarci poi il controllo successivo di quello che abbiamo combinato nei vari mesi. Per esempio, possiamo tenere traccia di quanti collegamenti abbiamo fatto, di con quali, per esempio, se cerchiamo di ottenere degli attestati, dei diplomi, qualcosa, possiamo quindi registrarli lì nel computer e da quel punto fare una ricerca per delle statistiche, tante altre cose. Quindi benissimo, io allora provo a chiamare Gian Federico, mi devo togliere le cuffie, altrimenti non sento loro. Gianni, K0ZG, dai Z0BD, ci sei? Bene, buongiorno, ben sentiti. So che c'è anche Vincenzo, Italia0KWX, e siamo live sulla nostra pagina di sezione, come vi dicevo, quella dell'Associazione Radio Amatori di Perugia. E bene, avanti per voi, fatemi sentire così che vi sentono anche live per i ragazzi che devono capire quello che facciamo. Penso sia una buona prova. Mettiamolo là, vai avanti tu Vincenzo, 0WIKWX Z0BD. Vedete, Vincenzo è molto prolisso, quindi ci sto raccontando molte cose. Questo è Gian Federico. Bene, così saprete anche quello che faremo nel futuro. Allora. Qualche cosa lui se vuole entrare in queste piccole questioni oppure ti saluto cose del genere.
Sì, bene Gian Federico, ZZ Rabini qui. Allora, guarda, io credo che per il bene della diretta, altrimenti poi chi ci ascolta, chi ci vede si annoierà un po', penso che rimarrò più che altro in ascolto. Se voi volete fare questo, fate tranquillamente. E adesso proseguiremo e spiegherò loro, a chi ci ascolta, un po' quello di cui abbiamo discusso. Siamo andati, credo, abbastanza sul tecnico e è stata una fortuna, perché così almeno ho l'opportunità di spiegare loro, di cosa si deve parlare in radio, perché, e cosa non va detto, ecco, anche questo qui. Quindi per ora vi ringrazio. Se potete rimanere, non lo so, magari ci risentiamo tra un po'. Nel frattempo andiamo avanti, spieghiamo un po' di cose, poi vedo che è arrivato anche il mio amico Alessandro Mancini, che è un altro animatore, lui è di Pisa, è Z5NRH, e anche con lui faremo quattro chiacchiere, spero molto interessanti. Per ora vi ringrazio e ci risentiamo fra un po', va bene? Per ora grazie, a presto, ZZRBDQ. Allora. Ovviamente buona giornata a tutti gli ascoltatori, al professore e ai suoi allievi. E noi continuiamo comunque con Gianni qui a fare due chiacchiere sul ponte, e tanto probabilmente non ci ritroveremo, Francesco. Allora, torniamo a noi. L'abbiamo fatta forse un pochino lunga, non lo so, e spero non sia stato troppo noioso, poi il professore ce lo dirà io. Ecco, questo. Assolutamente no, benissimo. Allora, due parole su quello che avete sentito. Innanzitutto avete visto che si parlava di attività radioamatoriali, non è che stiamo occupando frequenze per parlare o domani sera allora andiamo a mangiare una pizza o la squadra di calcio ieri si è comportata bene, ma non sono queste le comunicazioni che passano sulle nostre frequenze. Generalmente è obbligatorio e anche giusto, non è che è uno sforzo per noi parlare di cose tecniche, quindi parlare di cose che riguardano le radio. Come avete sentito prima, Vincenzo parlava di una radio della marca Geloso, sono vecchie radio prestigiose che vanno tenute con cura e va fatta una certa manutenzione. Oppure Gianfederico diceva che questo fine settimana pensava di andare su ad Agello. Agello è una località vicino a Perugia, dove abbiamo un container che fino a poco fa abbiamo utilizzato per attività di ex, cioè per attività di gara principalmente, quindi dove ci recavamo e ci rechiamo ancora volendo per fare delle gare. Okay? Quindi ci sono anche tra le varie attività che i radioamatori possono fare, sono quelle delle gare, cioè delle competizioni fra radioamatori in tutto il mondo, a chi è più abile a fare più collegamenti in un prefissato lasso di tempo. Quindi ci viene concesso l'utilizzo delle frequenze non per scopo ricreativo, ma principalmente per scopo tecnico e educativo. Quindi ci serve per accrescere la nostra conoscenza, imparare cose nuove, testare le nostre apparecchiature e quindi in qualche modo migliorare di giorno in giorno. Ne abbiamo tante a disposizione, io vedete. Utilizzavo un ricetrasmettitore veicolare, ma in questo caso è utilizzato anche come postazione fissa. È un apparato bibanda, cioè opera su due frequenze, quindi poi ne parleremo. So che ci sono alunni che hanno curiosità su quante radio servono, vediamo, vediamo un po', ci sarà tempo per tutto. E ovviamente il tutto, questo che avete sentito, è differente da quello che sono poi le attività di comunicazione in uso, per esempio per le applicazioni civile, oppure in ambiti un po' particolari, quali quello dove è stato il nostro amico Alessandro. Lui è stato per un anno in Antartide, era il radioamatore della base, o almeno così so, poi dopo ci dirà lui di preciso, ma era lì soprattutto per ricerca, non era lì per spasso. E quindi tra le varie, stamattina si è reso disponibile per raccontarci un po' quelle che sono le comunicazioni dall'altra parte del mondo, anche sottosopra, stava una testa in giù rispetto a noi. Però a parte che queste cose, lì è un ambiente molto particolare dove la radio è essenziale, perché non ci sono linee telefoniche, almeno
come le conosciamo noi. Quindi sapere utilizzare una radio, capire come funzionano, quali frequenze utilizzare, eccetera, diventa fondamentale. Ma non voglio svelarvi tutto io, ovviamente, poi abbiamo l'esperto, quindi se Alessandro vuol prendere la parola, io sarò più che ben lieto di lasciargliela. Certo. Allora, innanzitutto un saluto a tutti. Sì, come mi ha anticipato, io sono tornato a dicembre, da un anno in Antartide. Ho partecipato alla 15ª spedizione invernale del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide. Io faccio parte del CNR e pertanto, come personale, diciamo, tecnico ma anche scientifico, sono stato reclutato, ovviamente, volontariamente, no? Non è che mi hanno preso e mi hanno spedito laggiù. E sì, il mio ruolo, io appunto vengo da un istituto che si occupa di informatica, quindi mi dovevo occupare sia delle infrastrutture informatiche ma anche dei sistemi di telecomunicazione, che comunque giocano un ruolo abbastanza importante, forse anche più del resto. E niente, quindi sì, diciamo un'infrastruttura di telecomunicazione come conosciamo noi ovviamente non c'è in Antartide. Non esiste il concetto di telefonia mobile, non esiste il concetto di linea telefonica, questo mi pare scontato. Noi avevamo a disposizione la telefonia satellitare tramite la rete Iridium, ma anche la rete Inmarsat come backup. Iridium offre dei telefonini che sono, diciamo, palmari, anche se non diciamo che assomigliano ai vecchi Nokia di una decina d'anni fa. E connessione a internet avveniva tramite via satellite, anche quella, e poi la radio, avevamo una radio HF, in realtà ce ne sarebbero due, perché comunque più o meno tutti i sistemi sono ridondati, comunque la radio principale che era installata nella stazione, che veniva usata però principalmente durante la campagna estiva. La campagna estiva si intendono i mesi che vanno da novembre più o meno a febbraio, in cui altre basi antartiche nelle vicinanze, e per vicinanze intendo tipo un migliaio di chilometri, svolgevano, diciamo, un'attività di coordinamento con noi, perché in particolare c'è la stazione Mario Zucchelli che si trova sulla costa, che funziona tipo da piccolo hub aeroportuale. Quindi c'era una fitta comunicazione con loro per coordinarci con i voli, coordinarci a volte con lo smistamento delle merci, e la radio permette una comunicazione, diciamo, di tipo real time, quando si entrano in gioco le comunicazioni via satellite, a causa della distanza, della tratta, c'è sempre una latenza. Scusami, una domanda. Dimmi. Che cosa facevi laggiù, scusami? Perché io mi occupavo dei servizi informatici e delle telecomunicazioni di questa stazione, che si trova non proprio sulla costa in Antartide, ma più verso il centro. Vediamo se trovo una mappetta sul mio computer, così magari ci si rende conto anche. Sì, provo a mandarvi un file, una foto in condivisione, così ci si rende meglio conto. Vai, vai. Share foto, vediamo un po'. Applicazione, condividi, vediamo un po' se ci sono riuscito. Ok, in questa mappa vedete dei puntini, no, in cui c'è sì. si vede Domsi. Domsi era la locazione dove mi trovavo io, dove si trova la stazione Concordia, che, diciamo, dove ho passato io il mio inverno. Quanti Quindi mesi? Come vedi 12 e qualcosa. Sì. Hai delle foto del sito per sì, vediamo un po'. Allora, la posizione si è vista, immagino, no? Foto, rubo delle foto di una vecchia presentazione.
Usavi con la radio comunque i satelliti oppure No, ecco, c'era la radio HF, appunto, avendo purtroppo aveva dei problemi, quindi aveva una piccola antenna e non era facile comunicare con le altre basi, però la radio HF veniva usata proprio per avere una comunicazione punto a punto, diciamo così, con le altre stazioni. In particolare noi ci parlavamo con Zucchelli. Qualche volta la stazione Zucchelli, la trovate semmai su Wikipedia, è un'altra delle stazioni italiane che si trova però sulla costa, a circa 1.000 km. Dunque, vi sto mandando delle slide. Vediamo un po' se si vedono. Ok. Ecco, la stazione, come si vede, era strutturata, diciamo, aveva una struttura principale formata da due torri, dove, diciamo, noi vivevamo, c'erano i laboratori e c'era più o meno tutta la nostra tutti i sistemi di sopravvivenza. Quello che si vede nei dintorni sono container o strutture comunque dove venivano conservati gli alimenti, attrezzature e così via. Vediamo un po' anche altre queste foto fatte che abbiamo fatto da un drone. Temperature? Temperature si va dai meno 45 durante l'estate fino a meno 80, meno 90, che poi diventano meno 100 e rotti con l'effetto wind chill. Quindi Sono sì, dettagli. diciamo che le Sì, no, temperature però. sono ovviamente uno degli aspetti sfidanti anche dal punto di vista tecnico per far funzionare Esatto, l'attrezzatura. proprio lì, infatti. Ok, quindi sì, come dicevo, la radio HF tradizionale la usavamo appunto per comunicare con le stazioni vicine. Abbiamo provato anche a sentire i colleghi di Vostok, che sono quelli più vicini a noi durante l'inverno, che sono circa 600 km, ma non so se avevano altro da fare, non ci hanno mai Qui risposto. arrivavano molto bene. Vedi? E invece noi no, non ci hanno mai risposto. Qui arrivavano Ok. molto bene, ho collegati diverse volte. Eh sì, mi ricordo, ce l'hanno detto. E niente, quindi però il vantaggio, oltre a essere l'unico sistema che funziona senza infrastruttura, perché comunque il servizio satellitare per qualche motivo può avere dei problemi, il servizio telefonico per qualche motivo può avere dei problemi, la radio è l'unica che ci garantisce di poter funzionare anche senza infrastruttura. Quindi per questo la stazione è dotata anche di più sistemi di comunicazione. Poi ormai al giorno d'oggi tutto passa da internet, compreso le telefonate, e quindi chiaramente lo strumento principale che è stato usato era quello, anche se immaginate una connessione a 1 megabit che ho dovuto faticare molto anche per ottenere 1 megabit sul satellite. E è come essere un po' negli anni 80, insomma, usate WhatsApp per i messaggini, le mail senza grossi allegati e basta. Scordatevi di andare su Facebook o di usare Netflix. Ok, ma magari eravate impegnati, non penso ci avete così tanto tempo Sì, da è vero. portare. Poi la giornata è anche impegno, non è che passi tutto il tempo, ovviamente. Però chiaramente, diciamo, le giornate, tra virgolette, sono lunghe se non le affronti nel modo giusto. E comunque un contatto con casa è importante. Anzi, per certe persone è ancora è diventato quasi una dipendenza. E quindi quando è difficoltoso anche instaurare una telefonata audio, intendo audio, insomma, vedi che poi le persone col passare del tempo diventano un po' più nervose. Ho capito. Bene, allora, volevo fare una piccola precisazione. Quando Alessandro parlava delle frequenze utilizzate, diceva spesso HF. Non so Sì. se è chiaro per tutti, ok, No, se magari ecco, immaginavo.
Allora, lo spettro elettromagnetico, cioè tutto l'insieme delle frequenze che i radioamatori possono utilizzare, è abbastanza ampio. Prima Francesco accennava a VHF, microonde, cose simili, HF, ce ne sono. Quindi abbiamo diverse porzioni di frequenza e si parte veramente da onde molto lunghe, cioè la cui lunghezza d'onda è molto lunga. Parliamo per esempio di 160 metri di lunghezza d'onda, cioè. Quindi un'onda che è veramente impegnativa, nel senso che se dobbiamo costruire un'antenna per quelle frequenze, l'antenna diventa abbastanza grande. Quindi generalmente considerate un'antenna potrebbe essere un dipolo, quindi del filo, semplicemente dei fili conduttori, e deve essere lunga mezz'onda, quindi un'antenna di 80 metri. Qua fuori io per esempio ho un dipolo lungo 80 metri e credetemi, non è proprio banale poterlo impiegare. O quantomeno non per tutti, ma abbiamo anche altre frequenze, si sale quindi sempre di più, arriviamo per esempio a 144 MHz, quelle che ho adoperato poco fa per il ripetitore R6, oppure avremo frequenze ancora più alte, andiamo a 1290 MHz o ancora sopra, cioè ce ne abbiamo tante. Allora, quelle più basse le chiamiamo HF perché è la loro definizione, generalmente sono fra 3 e 30 MHz. Quindi le chiamiamo anche decametriche, perché la lunghezza d'onda va dai 10 ai 100 metri, quindi multipli di 10 metri. Poi abbiamo le onde un pochino più corte, stiamo sopra, quindi 30 MHz, arriviamo a 300 MHz, quindi andiamo da 10 metri a 1 metro. Poi avremo ancora sopra da 1 metro a 10 centimetri e qui e così via. Ci sono varie bande di frequenze che possiamo utilizzare. E ognuna di queste ha delle peculiarità. Fra un po', appena possibile, appena sarà il momento giusto, magari anche nel filologico della conversazione con Francesco, con XBX, vi faremo vedere, per esempio, come impieghiamo alcune tecniche di trasmissione in HF. Quindi ve le faremo proprio vedere, oltre che sentire, perché comunque ci sono dei software, dei programmi che permettono di vederli questi segnali e quindi Scusa, sarà. un paio di domande inerenti a Ah, questo. prego. Tu mi dicevi, ci sono tante frequenze, no? Sì. Voi avete una stazione per ogni banda di frequenza, Ma oppure è un'altra cosa che è uscita fuori, no? Ci sono degli utilizzi specifici per le bande di frequenza, oppure uno si può collegare indifferentemente all'una all'altra, come vi trovate su quella banda, insomma? C'è un motivo per cui sì, utilizzate va rispetto bene. all'altra. Facciamo così, la prima parte do la risposta io, la seconda XBX, così almeno ci dividiamo un po'. Allora, per quel che riguarda la stazione, allora, non è che esistono diverse stazioni, cioè la stazione è composta da più apparecchiature, più radio. Quindi la stazione è unica, il nominativo che viene assegnato alla stazione è unico, cioè io ho IZ0ABD, Alessandro IZ5NRH, Francesco IK0XBX, vedete che sono tutti nominativi diversi, quindi è un nominativo assegnato dal MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, prima era il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, e ce ne viene assegnato uno e quello ce lo portiamo dietro a vita, almeno fino a che non commettiamo un errore fatale, cioè che quello di non rinnovare dopo 10 anni la nostra autorizzazione. Perché le nostre autorizzazioni durano 10 anni, dopo 10 anni c'è un rinnovo, ma semplicemente fondamentalmente compilare un modulo e avere il rinnovo. Quindi abbiamo questo nominativo, ce lo portiamo dietro e quello è il nostro nominativo di stazione. Poi è chiaro che la stazione si compone e muta anche nel tempo di varie apparecchiature, varie antenne, vari amplificatori, microfoni, alimentatori, ci sono strumenti di misura, c'è tutto. Quindi avremo più radio per più frequenze. Generalmente le radio oggi sono anche multibanda, cioè una radio copre più bande. Per esempio, non è banale, ma oramai è consuetudine avere radio che fanno tutte le bande in HF più i 50 MHz. Alcune radio arrivano anche a 70 MHz. Che è stata una banda un po' discussa per un po' di tempo, poi no, poi sì, poi no, un po' di diatribe. Però poi ci sono le frequenze più alte, quindi avremo generalmente radio B banda, VHF e UHF, cioè Ultra High Frequency,
Alcune radio arrivano addirittura a 1 GHz, 2, tipo questa qui sopra, fa tre bande. Quindi faremo 144, 430, 1200 MHz. Per andare ancora più su in frequenza, in realtà le radio poi vanno autocostruite. Non esistono apparati commerciali, per esempio, almeno che io conosca, che arrivino a 2400 MHz o a 10 GHz o a 5 GHz, eccetera. Lì bisogna andare di autocostruzione. Quindi la stazione è composta da più apparecchiature, stazione 1, più apparecchiature. E lo stesso vale per tutti, non solo per me o per XBX o per Alessandro, insomma, un po' per tutti. Quindi sull'utilizzo delle frequenze, forse se XBX ci vuole dire qualcosina, io lascerei la parola a lui. Sì, l'utilizzo delle frequenze. La prima risposta è che qualunque frequenza a noi assegnata può essere utilizzata indifferentemente per lo stesso scopo. Quindi non è che su alcune frequenze posso fare solamente collegamenti con diciamo, altre stazioni distanti e su altre frequenze magari posso fare discorsi tecnici come quelli che facevano prima Vincenzo e Gianfederico sul ripetitore. Quindi qualunque frequenza può essere utilizzata per lo stesso scopo. Poi, perché utilizziamo alcune frequenze piuttosto che altre, dipende da cosa vogliamo fare in quel momento. Cioè, se io in questo momento, che sono le 9:39 locali qua in Italia, pari alle 7:39 UTC, noi, diciamo, i radioamatori ragionano come per tutte le telecomunicazioni, anche civili, in tempo UTC, Universal Time, prende l'orario di Greenwich, è lo stesso per tutto il mondo. Se io a quest'ora volessi fare un collegamento, che so, dico, ma voglio collegare qualche radioamatore giapponese per vedere se il mio segnale arriva in Giappone, sicuramente non vado su frequenze VHF. A meno che non utilizzo diciamo, dei satelliti o collegamenti via Luna, come dicevamo l'altra volta. Quindi andrò sicuramente su frequenze decametriche HF. In queste, la scelta di quale frequenza diciamo, possa essere la migliore per avere la probabilità di avere il collegamento è dettata da diversi fattori. Quindi, considerando che qui da noi è giorno, in Giappone in questo momento è notte, l'altra volta, se ricordate, quando parlavo di propagazione dei segnali radio, si diceva che il segnale si propaga normalmente giorno con giorno o notte con notte, sulla stessa frequenza. Quindi da noi è giorno, in Giappone, è notte, quindi sicuramente non vado su frequenze basse, quindi basse significa, sotto i 10 MHz. Perché? Perché vanno bene in Giappone, però magari qui da noi in questo momento servono per collegare l'Europa, collegamenti a corto raggio. Quindi la scelta potrebbe essere, diciamo, sulla parte alta dello spettro HF. Rimangono, diciamo, una fetta di frequenze dove ne vado ad escludere altre per motivi di propagazione di ciclo solare. C'era una trasmissione su Focus 2 sere fa, se non sbaglio, che parlava proprio del ciclo solare che dura 11 anni, quindi che influenza moltissimo quello che è poi tutto il discorso delle telecomunicazioni, non solo qua sulla Terra. Quindi in questo momento il ciclo è al minimo, escludo la parte alta dello spettro perché difficilmente riuscirei ad arrivare in Giappone. Quindi alla fine rimane il tentativo di provare 30 metri, 20 metri o 17 metri. Quindi ho tre fette di frequenze disponibili per tentare il collegamento con il Giappone. Normalmente si sceglie quella dove uno ha l'antenna più performante e si prova. Si trova una frequenza libera, si chiama e dall'altra parte, se c'è, diciamo, il corrispondente che il segnale arriva, al 99% c'è la risposta. Quindi trovo la frequenza libera, mi metto lì, faccio, insomma, una CQ Japan from Italy Kilo Zero X-ray, Bravo X-ray. E praticamente ho fatto la chiamata diretta al Giappone. Se c'è un radioamatore giapponese, risponde e facciamo collegamento. Se il segnale non arriva, cambio frequenza. Quindi questo per un discorso specifico. Oppure trovo una frequenza dove c'è un buon traffico, e qui abbiamo degli aiuti molto, molto importanti rispetto a quello che erano le radio di qualche anno fa. Fino a qualche anno fa le radio erano
come li chiamo io, cieche. Cieche nel senso che io di fronte ai miei occhi avevo solo il display con la frequenza e poi una manopola che dovevo girare in alto e in basso per cercare i segnali. Adesso invece le radio hanno dei veri e propri analizzatori di spettro incorporati. Se non ce l'hanno, si possono, diciamo, applicare con delle semplici modifiche. E io vedo proprio lo spettro con un colpo d'occhio. Quindi, di fronte a me, ho tutta la banda. Se vedo che ci sono dei segnali, vuol dire che in quella banda c'è possibilità di fare collegamenti. Se non ci sono i segnali, cambio tranquillamente frequenza e non spreco nemmeno una corrente per fare la chiamata. Quindi, diciamo, le frequenze sono scelte un pochino in base a questo fattore qua. E i modi operativi che vengono utilizzati sono tanti. Andiamo da quello che è il collegamento in fonia, che è quello magari più affascinante, diciamo. Sì, senti la voce dell'altra persona, senti l'espressione, tutto è. Però richiede, diciamo, le energie abbastanza elevate sia dalla parte trasmittente, ma anche dalla parte ricevente per poter decodificarlo, fino al collegamento in telegrafia, quindi punti e linee che sono per me molto più affascinanti, ma richiedono una conoscenza del codice Morse. Per passare anche ad altri sistemi di telecomunicazione, che non so, Francesco, se vogliamo far vedere, magari posso provare a trasmettere qualche immagine, perché c'è per esempio la. Aspetta un attimo, quella farei fra qualche minuto, perché c'era una domanda probabilmente per Alessandro, questa qua, che credo si possa agganciare bene a quello che stavi dicendo. Quindi se Alessandro vuol dire due parole su questo. Allora, le stazioni, diciamo, c'è un elenco noto, un po' come se fossero numeri di telefono, e per ogni stazione, sappiamo su quale frequenza stanno in ascolto. Noi, ad esempio, eravamo sugli 8.245 kHz, che è la stessa frequenza di lavoro anche di Mario Zucchelli Station e probabilmente anche Dumont d'Urville. Ora, in realtà io avevo questo elenco, ma l'avevo fotografato, ma lo stavo cercando sul mio telefonino, non l'ho trovato. Comunque sì, c'è un elenco che in caso ci si voglia mettere in contatto direttamente via radio, uno non deve fare altro che impostare la frequenza giusta sulla radio della propria stazione e provare a chiamare gli altri. Non ti sento più. Scusate, allora dicevo, per quanto riguarda le antenne, vedo che chiedono che antenne vengano utilizzate sulle bande amatoriali o a questo punto non amatoriali, perché 8 MHz non è amatoriale. No, non è amatoriale, però ti rendi conto che laggiù non è che ci sia una vera e propria regolamentazione. Innanzitutto è un continente che è grande 3 volte l'Europa e siamo pochissimi. Durante l'inverno, non so, ci saranno 400 persone in tutto il continente, forse anche meno. Quindi, insomma. E Quindi, comunque però, le distanze sono anche abbastanza lunghe. sì, quello sicuramente. Quindi dice il segnale è difficile che venga captato da così tante persone, però viceversa, potreste captarli voi. O se, per esempio, venissero utilizzate delle frequenze anche per altri servizi che possono essere quelli del traffico marittimo o traffico aereo o altre cose, è chiaro che ci potrebbero essere in qualche modo, chiamiamole generalmente delle interferenze, però cioè sovrapposizioni di modulazioni. Quindi in generale anche voi avete delle frequenze riservate in qualche modo, credo che sia questo, come le hanno i radioamatori, perché ci sono delle frequenze ad uso esclusivo e ad uso non esclusivo. In quelle ad uso esclusivo non possiamo assolutamente tollerare che altri vengano a trasmettere. E viceversa, per esempio, c'è una banda che generalmente viene utilizzata dai pirati, che è quella di 45 metri, cioè una banda dove delle persone senza alcuna autorizzazione si mettono a trasmettere, a fare dei QSO, cioè dei collegamenti bilaterali,
e lo fanno in maniera irrispettosa di regolamenti anche internazionali. C'è la ITU, l'International Telecommunication Union, che generalmente tende ad armonizzare a livello mondiale tutte le frequenze in modo che non ci siano sovrapposizioni. Quindi è giusto che ognuno stia al suo posto. E io li ho chiamati appunto pirati perché quella è un'attività illecita e non me lo toglie nessuno dalla testa che quelli sono anche dei, in alcuni casi dei delinquenti, perché vanno a dar fastidio, per esempio, al traffico aereo transatlantico o intercontinentale. Mi è capitato tempo fa di avere una richiesta di un avvocato per una perizia. In cui mi si chiedeva di dare una mano ad una persona che aveva problemi legali e io mi sono rifiutato perché non era secondo me un'attività lecita, quindi io non potevo testimoniare o fare una perizia, in quel caso era proprio una cosa di lavoro, per cercare di sostenere le tesi di una persona che aveva agito palesemente contro la legge, era stato beccato dal controllo del traffico aereo, eccetera, eccetera, sono venute fuori delle cose abbastanza pesanti a livello penale. Quindi avere il rispetto, stare ognuno al suo posto è fondamentale. Spero di non aver smosso troppo le acque, però è bene chiarirla questa cosa, anche perché potrebbero venire domande anche poco lecite, ma allora io posso ascoltare questo? No. No, ok. Quindi le radio generalmente hanno ricevitori a larga banda che ricevono tante cose, ma non si possono ricevere. Ognuno riceve solo quello che è autorizzato a ricevere e tanto di più a trasmettere. Non si può andare su frequenze di servizi civili, militari o altre cose che siano. Quindi, per esempio, ci sono frequenze riservate per la radioastronomia, una delle quali è 408 MHz, quindi anche abbastanza facile da raggiungere. E lì, se andassimo a trasmettere, lo capite bene che daremmo fastidio e non poco, perché ascoltare segnali che vengono dallo spazio, è complicato, nel senso le intensità sono talmente basse che una modulazione locale fa subito a dar fastidio, quindi bisogna rispettare i cosiddetti band plane. Io sto monitorando tra l'altro alcune frequenze, una delle quali, anzi adesso ve la faccio vedere, è questa qua, 14,230 MHz. Sto utilizzando un ricevitore SDR, ovvero una radio definita dal software. E stavo leggendo i commenti, Ricevitore via scusate. software Defind Radio in sigla SDR è una Ecco qua, tecnologia. il telefono mi ha sentito, è partito Google. Allora, non so come, ok, va bene, e ha dato la risposta per me. Quindi sono delle radio definite dal software e con XBX si voleva fare una prova, ovvero si voleva provare a ricevere dei segnali in SSTV. Ok, c'è qualche. Adesso ve lo spiego un attimo, solo che stavo sentendo qui e ci sono persone che si sono messe a parlare sulla frequenza riservata per la SSTV. Quindi, almeno per quello che mi riguarda, ricevo a 14.230, invece che trovare la frequenza libera, ricevo delle persone che parlano. Vai, Quindi. dammi una frequenza libera, Francesco, che Ma la vedi, la dovresti vedere, guarda, sullo spettro dovresti vedere, già che ne so, 5 kHz sotto se volessi o 5 sopra. Dimmi guarda, tu dove. vai a 14.320, andiamo fuori. 14.320, va bene. Ora, io non se, Allora. guarda, interrompo la condivisione perché se Sì. condivido ho problemi di banda. Ah, va bene. Allora, guardate, quello che stiamo cercando di fare è farvi vedere come si può trasmettere, prima avete sentito l'audio, la voce, come si può trasmettere per esempio un'immagine attraverso una radio. Quindi dice sì, ok, ma come la televisione fondamentalmente attraverso la radio, sì, con la slow scan television, cioè la televisione a scansione lenta. Se qualcuno di voi ha un po' di conoscenza di come funziona, per esempio la televisione, anche quella analogica, adesso non parliamo di quella digitale, fondamentalmente viene trasmessa una riga alla volta, ad una velocità però talmente elevata che l'occhio non se ne accorge, quindi vede direttamente l'immagine al completo. Ma se fossimo in grado di, con i nostri occhi, di percepire
veramente ad una velocità mostruosa tutti i vari cambiamenti che sullo schermo avvengono, vedremo fondamentalmente un puntino che si sposta orizzontalmente e poi verticalmente. La slow scan television fa questo. Quindi noi come radioamatori andiamo a... Però Francesco mi sa che qui non la posso impostare, ma tu al limite alza Sì, no, tranquillo, guarda. niente, torniamo, guarda. Andiamo su quella istituzionale, Sì, esatto, perché qui poi non posso impostare. non c'è problema, anche Perché perché, ok, altrimenti il software non credo che decodifichi. Comunque. non ci sono problemi di sorta, Ok. guarda. Quindi la slow scan television serve a. Dimmi. Quando vuoi inizio, eh? Ma guarda, io qui la lascio in ascolto, quindi al limite Ok. facciamo sentire anche l'audio. Aspetta. Se si sente l'audio, datemi un segno, penso di sì. Eccola qua. Qui è iniziata la sua trasmissione e sentite, sono dei suoni particolari. E qui in alto a sinistra state vedendo la immagine che si viene a comporre. Quindi una riga alla volta, vedete che cresce. Andiamo dall'alto in basso, da sinistra a destra. Questi suoni corrispondono alla scansione riga per riga, e quindi XBX sta inviando l'immagine, io la sto ricevendo. Quindi riusciamo a far passare un'immagine, non il video, in un canale audio. Scusate, lo tolgo perché sto diventando scemo. Allora, dicevo, quindi riusciamo a passare un'immagine tramite una codifica particolare in un canale audio riservata alla voce, quindi fondamentalmente una comunicazione a banda stretta, lo vedete? E qua il waterfall, cioè questo spettro che scorre dall'alto in basso, in orizzontale avete le frequenze, in verticale il tempo, e vedete quindi che il segnale che lui sta trasmettendo è concentrato in meno di 2 kHz. Vedete, qui è 14.231, 14.233, quindi in meno di 2 kHz abbiamo la sua modulazione. E lui adesso sta inviando questa foto. Vedete, c'è stato probabilmente un errore di sincronismo all'inizio. Magari poi rifaremo un'altra trasmissione, non lo so, magari vedremo di riceverla meglio. Però la qualità è buona perché il segnale, lo vedete, rispetto al fondo è molto alto. Stiamo vedendo che in rosso il segnale che lui invia si stacca notevolmente dal fondo, dal rumore di fondo, e quindi riesco a riceverla molto bene. Vedete che non ci sono poi rumori che vanno a rovinare l'immagine. In generale, per esempio, quando ci sono disturbi, ecco qua, risincronizzata dal software, l'immagine che ho ricevuto è molto buona. Generalmente non avviene questo quando parliamo di stazioni molto lontane, quindi stazioni. Adesso qui c'è qualcuno che manda. Datemi un secondo. Ok, ha smesso. Allora, quando c'è del rumore, per esempio, ieri notte abbiamo fatto una prova con Francesco e abbiamo visto che funzionava, era tutto a posto, però i segnali erano più disturbati, quindi anche l'immagine che andava ad ottenere era meno nitida, era più disturbata, c'erano delle righe ogni tanto che rendevano l'immagine un pochino meno bella, meno nitida. Quindi avete sentito la SSTV, la Slow Scan Television. Questa viene utilizzata anche, per esempio, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, la ISS. Spesso durante l'anno la NASA o chi per loro organizza degli eventi. Generalmente sono eventi celebrativi di qualche missione o di qualche avvenimento particolare e i radioamatori astronauti a bordo della ISS si attivano per inviare delle immagini. Per esempio, qua vediamo lo schermo di Francesco. Questo è il programma che lui ha utilizzato collegato alla sua radio per inviare quell'immagine. Quindi vedete l'immagine originale qui nel quadratino del software. Questo è un programma libero che si può scaricare, installare e ovviamente utilizzare sulle frequenze radioamatoriali. E qua invece in arancione e nero e bianco vedete l'analisi spettrale del segnale trasmesso e il waterfall a due colori.
Quindi queste sono altre immagini che lui ha ricevuto. E Francesco, se vuoi far vedere se ce l'hai anche qualche immagine dalla ISS, anche con rumori magari, altrimenti posso condividerle io, ma già che ci sei, vai Sì, tranquillamente se vuoi. dovrei averle anche su questo qua. Dammi un secondo che le vado a Sì, pescare. una Posso domanda farlo. mentre una domanda al volo, Prego. bestia. Io stavo guardando mentre inviavi l'immagine, no? Sia a destra che a sinistra c'erano altre trasmissioni. Quelle erano sempre trasmissioni di immagini oppure trasmissioni vocali? Perché avevano colorazioni diverse, nel senso. Sì, allora guardate, innanzitutto quelli che sono i disturbi, vedete, quando un segnale arriva male si perde parte del fotogramma, credo che li stiate vedendo, sì. Sì, Aspettate, no, devo ricondividere il mio. Ok. Queste sono delle immagini ricevute dallo spazio, dalla Stazione Spaziale Internazionale. Non so se la diretta lo permette, però vedete, ogni tanto sul fotogramma ci sono delle righe orizzontali, quelle sono delle perdite di segnale. Quindi io le ho salvate comunque queste immagini, in ogni caso mi piaceva conservarle. Vedete, qua il segnale era più basso e l'immagine più rumorosa. Sotto il segnale nella parte bassa era più intenso e l'immagine era più bella, più pulita. Ok, qui si è perso, è finito perché la stazione spaziale è passata sotto la linea dell'orizzonte e non la ricevevo più. Poi invece quello che dicevi, quei segnali a fianco, sono questi qua, per esempio. Allora, qui questo tipo di ricevitore dà la possibilità di vedere più di quello che noi serve. Cioè, normalmente per una comunicazione radio utilizziamo 1, 2, 3 kHz, cose di questo tipo, in telegrafia anche meno. E quindi quello che a noi interessa è concentrato in poche centinaia o pochi kilohertz. Quindi, quando in generale prima Francesco mi diceva che la radio è cieca, normalmente una radio di uso tradizionale non ha uno schermo, oggi possiamo avere delle radio con uno schermo sul quale vedere più frequenze, quindi una banda ben più ampia. E questo, per esempio, questo ricevitore qua dà la possibilità di vedere fino a 30 MHz. Vedete che io adesso stavo ricevendo una chiamata CQSSTV, cioè una chiamata generale per la SSTV di un tedesco, DJ4R. Non so se XBX può provare a collegarlo, quindi a quel punto potremmo vedere il loro QSO, cioè il loro collegamento. E quindi in parallelo io qui vedo altre modulazioni. Ecco, probabilmente XBX che sta Sì, sto rispondendo. rispondendo. E quindi qui c'è la sua risposta. Vedete che io sto ascoltando quello che loro si scambiano. C'è la chiamata del tedesco e la risposta dell'italiano. Vedete DJ4RL, quindi lui lo richiama, invia 595, che è l'intensità del segnale che lui sta ricevendo, quindi da IK0XBX. Vi faccio risentire l'audio. Eccolo qua, simile a quello di prima. Sembra un allarme, ma fondamentalmente sono quelle modulazioni che sentivamo. Adesso sta inviando un'altra immagine, non è quella di prima. Ma se io cliccassi, facessi clic sopra queste altre, adesso non lo posso fare, altrimenti non sentiremmo, non vedremmo più la decodifica, andrei ad ascoltare altre cose e fra poco magari lo facciamo. Quindi vedete che avere a disposizione uno schermo panoramico, lo chiamiamo proprio così, pan adapter, permette di vedere quello che c'è anche intorno alla frequenza che noi stiamo ascoltando. E questo è molto utile soprattutto durante una particolare attività che è quella di contest, cioè di competizione, di gara, perché in quella particolare attività è importante fare più collegamenti possibili, cioè quindi essere anche più rapidi possibile nel passare da una frequenza all'altra per andare a beccare tutte le stazioni che sono on the air. E su questo, se Francesco vuol dire qualcosa, poi penso che potrebbe essere importante il suo contributo. Sì, l'utilità è indiscutibile perché vedo subito dove c'è spazio, dove c'è qualcuno e dove posso invece mettermi io. Io utilizzo queste tecnologie già da tempo, da anni, quindi non è una cosa per me nuova, scusate, ma nel frattempo che parlo torno di là a vedere la risposta del tedesco Se perché vuoi condivido il tuo schermo.
No, non ci sono problemi, No, tranquillo. ok. Quindi va Tanto, molto facile. no, poi mi si illuppa tutto Ah, quanto. ok, va Adesso bene. sta rispondendo il tedesco. E Sì, tanto va bene. finiamola qua. Quindi, vedere dove poter trasmettere è fondamentale. Fondamentale, in contest, ma anche e soprattutto, quando c'è una stazione di EX. Esempio. Stazione che trasmette dal Polo Sud. Dal Polo Sud, non è che sono molti che trasmettono. Quindi è verosimile che nel momento in cui Alessandro si fosse messo a chiamare dalla sua radio, si sarebbe trovato in pochi secondi sommerso da migliaia di radioamatori in tutto il mondo che lo chiamavano. Quindi era praticamente impossibile ascoltare lui. E per lui riuscire a tirar fuori i segnali dei radioamatori che lo chiamavano. Quindi in questo caso c'è una tecnica operativa che si chiama split, cioè lui trasmette su una frequenza ma ascolta su altre frequenze. Quindi chiama dicendo che ne so, up 5 to 10, quindi ascolto da 5 a 10 kHz sopra, quindi spalmo il traffico. E qui lui ascolta bene. Perché sceglie la stazione più forte dentro quella gamma lì. Noi lo ascoltiamo bene perché su quella frequenza c'è solo lui. Il problema è dove mi metto a trasmettere per poter farmi sentire prima e meglio degli altri. E allora, che so, trovo un buco, mi metto lì, chiamo e aspetto. Cioè, sto lì e aspetto che lui ripassi, che torni, diciamo, su quel posto lì, no? Oppure con questi, diciamo, sistemi di waterfall che vediamo in tempo reale tutto quanto, cioè vedo dove c'è un buco libero, mi posiziono lì sul buco che trovo e chiamo. Quindi è molto più probabile, scusate un secondo, che do la risposta al tedesco. Quindi trovo il buco libero, mi posiziono lì e è molto più probabile che mi ascolti, perché in quel posto ci sono soltanto io. Quindi non è che magari ci sono altre stazioni che io non sento, non vedo che possono, diciamo, disturbarmi. E quindi è estremamente utile. In contest, come diceva Francesco, il contest sono, diciamo, delle competizioni che facciamo noi radioamatori per testare e stressare le nostre apparecchiature e le nostre capacità operative. Perché voi immaginate, che so, in 24 ore, che dura normalmente, diciamo, queste competizioni ci sono nei weekend. Durano dalle 24 alle 48 ore, a seconda diciamo, delle varie competizioni. Quindi voi pensate lo stress che c'è in quelle 24 ore di tempo per fare magari oltre 1000 collegamenti con la propria stazione radio. Quindi devi ottimizzare al massimo quello che è la frequenza che utilizzi, le antenne che utilizzi, quindi, e la capacità dell'operatore. Ma come capacità proprio tecnica e come capacità anche di resistenza fisica per fare queste cose qua. Tant'è vero che il contest, diciamo che è per molti, ma non per tutti, quantomeno certi risultati non li ottengono tutti, perché ci vogliono anni e anni e anni di allenamento, studio ed esperienza per poter ottenere certi risultati. Quindi per ottimizzare tutto quanto, che succede? Che se io vado su una banda di frequenza per vedere se c'è qualcuno con una radio cieca, quindi una vecchia generazione, devo prendere la mia manopola, giro dal basso all'alto, dall'alto in basso, alla ricerca di stazioni. Che succede? Magari passo su una frequenza, non sento nessuno, vado sopra, 30 secondi dopo, 10 secondi dopo, sulla frequenza dove prima non c'era nessuno, spunta fuori una stazione. Quindi cioè, rimango fregato. Con queste radio è un colpo d'occhio, cioè io arrivo lì, sto 2-3 secondi, si compone il waterfall, è chiamato questo schermo che vediamo, e vedo subito se ci sono le piste. Se vedo le piste colorate, significa che lì verosimilmente ci sono stazioni che trasmettono. Poi, per esempio, io già vedendo lo schermo che scorre, già identifico anche che tipo di traffico si tratta. Per esempio, se io vedo le due strisce colorate che vediamo sulla sinistra, quelle proprio belle rosse arancione, cioè lì al 99,9% no, io non leggo le frequenze perché non ce la faccio vedere da qua, ma al 99,9% sono le frequenze delle trasmissioni digitali, quindi sono molte stazioni concentrate su quella fettina lì.
Mi sposto leggermente più a destra, sotto l'immagine dove c'è il 73, che vedete, vedo una pista colorata con una parte a sinistra un pochino più intensa, quella a destra un pochino più sfumata. Quella sicuramente è una trasmissione in fonia in USB, in banda laterale superiore. Quindi già riesco a identificare un pochino quello che è. Adesso questa qua, per esempio, che ha centrato Francesco, è sicuramente una trasmissione USB. Non so se vuoi mandare l'audio, Francesco, proviamo a sentire. Ok, non si sente l'audio, Francesco? No, adesso no, non. No. Allora, datemi un secondo che la ricondivido, evidentemente. Allora, Una cosa, intanto ok. approfitto. Si sente ora l'audio? Sì. Sì. Ok. Questa che dicevi appunto, vai pure, tranquillo. XBX. Ok, magari guarda, prendi uno più a destra, qui sono russi che parlano il russo e Sì, sono allora. completamente difficoltoso. Aspetta, ne troviamo un'altra, dai. Sì, Quindi, no. come diceva Alessio, che saluto, che non è potuto essere Assolutamente. collegato con noi oggi, l'ascolto è importante. È fondamentale perché è inutile farsi ascoltare se non hai la capacità di poter ascoltare. Quindi è fondamentale ascoltare l'altra stazione. Cioè, se no, sono i classici coccodrilli, bocca grande e zero orecchie. Quindi, Tutti russi. tutti rossi stamattina, vabbè. E quindi è fondamentale l'ascolto. Quindi le stazioni devono essere ben bilanciate. Normalmente quando io vado su delle bande di frequenza, dove so che la mia antenna in trasmissione ha, diciamo, un pochino di deficit, quindi non è ottimizzata al massimo, cioè quindi ricevo meglio di come trasmetto, spesso attenuo il segnale che ricevo per non ricevere certi segnali bassi, perché comunque sia loro non riceverebbero me, quindi evito di perdere tempo dietro. Però fortunatamente dopo decine di anni di prove e sperimentazioni ritengo di avere una stazione ben bilanciata, quindi tutto quello che sento riesco a farmi sentire, viceversa. Nel fare questo, negli anni ho anche ridotto quella che è la potenza che utilizzo, perché in passato magari utilizzavo degli amplificatori che sono consentiti, diciamo, l'utilizzo dell'amplificatore è consentito in Italia fino a una potenza di 500 watt in antenna. Quindi, praticamente in passato magari utilizzavo più potenza di quanto ne utilizzo oggi, perché cioè, erano nell'ottica di farmi sentire. E oggi ho bilanciato tutto quanto, quindi utilizzo quello che serve, niente di meno, ma neanche niente di più, e faccio tutto quanto. No, una cosa che volevo dire, Francesco. Sì. Ah, aspettate, facciamo rispondere ad Alessandro, c'era una domanda forse che poteva essere interessante. Mi sa che è bloccato. Ah, è di nuovo bloccato, ha problemi di connessione. Sì. E allora, niente, vai tranquillamente Francesco, io sto cercando qualcosa di carino da far sentire nel frattempo. Sì, dicevo che un'altra cosa carina che ho scoperto con queste nuove tecnologie, faccio una premessa. Io ho iniziato la mia attività facendo esclusivamente ascolto, quindi prima di trasmettere ci ho messo anni, proprio per capire come si muoveva la propagazione, come operavano radioamatori esperti, eccetera. Dopo questa attività di ascolto, ho iniziato ad utilizzare quelle che sono, noi le chiamiamo bande basse, quindi frequenze basse, antenne molto grandi, disturbi molto alti, quindi servono stazioni ottimizzate al massimo e operatori con, diciamo, una capacità operativa un pochino sopra la media, perché devi riuscire a tirare fuori dei segnali che la maggior parte immaginano solamente, invece devi riuscire proprio a sentirli in mezzo al rumore.
Quindi sono partito con queste cose qua, quindi per me fare un'antenna, che so, il 99% delle antenne le ho costruite da solo, con dei semplici pezzi di filo, quindi poche decine di euro di filo buttati là e calcolati, no? Quindi per me fare un'antenna, quando la calcolavo, un metro in più, un metro in meno, mettevo un metro in più, poi dopo l'accorciavo 10 centimetri alla volta, quindi questa era un pochino la mia ottica. Recentemente mi sono dedicato a frequenze più alte. Ecco, sentiamo sotto un segnale in telegrafia, in codice Morse. Finito proprio ora. Vabbè, adesso torna. E praticamente mi sono avvicinato a frequenze più alte dove sta facendo la chiamata CQ. Una stazione della Lituania che sta chiamando CQ, sta chiamando sulla frequenza, diciamo in attesa che qualcuno risponda. E quindi diciamo, mi sono avvicinato a frequenze più alte dove la lunghezza d'onda magari è 2 metri, quindi i 10 centimetri in più, 10 centimetri in meno, insomma, rispetto a una lunghezza d'onda di 160 metri, cambiano totalmente, funziona o non funziona. E quindi in questo mondo nuovo per me, ma conosciuto da esperti, diciamo, da molti, ho scoperto una cosa carina. C'è un trasmettitore in Francia che trasmette con una potenza mostruosa un segnale in VHF sulla Luna, sulla ionosfera. E si riesce con delle normali antenne a ricevere questo segnale, non tanto riflesso dalla Luna, ma riflesso dai sciami meteoritici che attraversano la ionosfera. Quindi è carino il fatto che senti proprio questi fischi diciamo, delle stelle cadenti, quando è il periodo che proprio. Le senti fischiare, senti il suono e vedi sul video, come noi vediamo le tracce ora, vedi lo schermo nero e all'improvviso vedi le piste rosse che sono, diciamo, la traccia del meteorite, come se fosse un vero e proprio radar. E questa è una cosa che ho scoperto recentemente, però insomma simpatica e si riesce a fare con anche una semplice chiavetta USB da pochi euro. Io ripasserei a Francesco che così fa la domanda ad Alessandro in merito Sì, alla frequenza. la domanda tanto è questa qua che vedete, quindi se la frequenza utilizzo tra le stazioni antartiche palesemente fuori dalle bande amatoriali con che antenne trasmettono? Ale, ci vuoi dire qualcosa? Sì, allora le antenne fondamentalmente sono quasi costruite ad hoc, nel senso che vengono realizzate, sono state realizzate nel corso degli anni proprio per diciamo della lunghezza adatta per poter usare le frequenze usate da più che io parlo delle nostre stazioni, quindi delle stazioni che ho visto, ovvero Zucchelli e Concordia. Ok, quindi Quindi autocostruite, ecco, diciamo così, la ma chi le risposta è questa. costruisce lì? Cioè le portate già costruite dall'Italia, per esempio, o le fate lì nel luogo? Allora, ormai quando sono arrivato io erano già tutte installate, comunque diciamo il materiale sì, arriva già preassemblato in Italia per quel che riguarda quello che ci occupiamo noi, viene predisposto per essere trasportato perché comunque anche la logistica è un altro degli aspetti abbastanza sfidanti in quell'ambiente e poi montato, finito di montare lì sul posto. Ho È capito. stato realizzato, visto che si parlava di sciami meteoritici, è stato realizzato ad esempio un radar lì nella stazione dove ero io, a Concordia, è presente un radar per monitorare le attività del sole, che quindi in parte si incastra anche con l'aspetto radioamatoriale. È diciamo un campo di antennone, ora vediamo se trovo la foto, che ovviamente era stato predisposto in Europa e in realtà c'era anche una collaborazione con l'Africa e poi è stato montato lì nel corso di un'estate. Quindi sono stati tirati sui pali, tirati i fili e così via. Vi cerco un attimo la foto così, giusto per curiosità. Allora, un secondo ancora. E
E poi il progetto si chiama SuperDarn, quindi se poi volete cercarvi, si trova Va benissimo. bene. Poi informazioni anche su Wikipedia, su internet. Ok, questa è la foto. Quindi faccio condivisione. Ho avuto qualche singhiozzo col mio computer, se dovesse, si vede, funzionare male. Quindi, come Yes. si vede, non è una cosa piccola, no? Nel senso, per forza di cose deve essere poi riassemblato quando il materiale arriva in Antartide. Ho capito. No, no, Ok. perché tra radioamatori c'è la consuetudine di andare alla ferramenta o al negozio di materiale elettrico, Ma in un certo cugino, senso, prendere le cose, in un certo ma lì non senso lo sapete succede. fare. Anche lì, no, il negozio non è dietro l'angolo, infatti c'è una programmazione che parte fondamentalmente mesi prima, ovvero in realtà è un lavoro che non si ferma mai, perché quando finisce una campagna, estiva o invernale che sia, poi successivamente si ricomincia subito a pianificare la campagna successiva, il che vuol dire acquistare materiali che magari possono volerci dei mesi per arrivare pronti normalmente a novembre. Ottobre-novembre, quando si comincia a spedire tutto il materiale in Antartide. Sì, Quindi, ma può succedere che magari tu lavori su un materiale preso dal tuo predecessore. sì, esatto, anzi, è proprio quello che succede, è importante, infatti, un coordinamento, proprio perché se no, se ognuno lavora per conto suo, poi, cioè, finisce lì. No, no, non c'è continuità. Ho capito. Ma te adesso sei ritornato, mi dicevi a Sì, dicembre, hai in sì. programma di ritornare oppure... Allora, io in questo momento volevo un pochino riposarmi, anche visto che c'è stata questa emergenza che mi ha costretto ulteriormente a casa. Ma proprio qualche giorno fa ricevuto alcuni contatti, ci andrò a parlare, però un inverno no, non me ne faccio più, non perché è fattibile, ma comunque richiede un grosso impegno sia dal punto di vista personale, ma anche lavorativo, perché comunque io ho avuto l'autorizzazione dal mio responsabile e dal mio direttore ad allontanarmi dall'ufficio per un anno. Se uno viene in diciamo, mandato tanto volentieri, vuol dire che forse poi non è che serva più di tanto, no? E sicuramente sarebbe un problema e non glielo chiedo nemmeno io, un altro nulla osta. Oppure magari serve più lì, anche per l'ufficio tuo, no? No, va bene così, nel senso, ma secondo me va bene un anno, cioè va bene una volta. Non so, sicuramente io mi sono reso disponibile se vogliono continuare a collaborare e hanno bisogno della mia esperienza, molte cose, poi insomma hai visto, si possono fare anche a distanza da internet e così via. Ho Sempre che capito. internet lo consenta. Sempre che internet lo Sempre consenta. che... Come hai visto oggi ho avuto anch'io qualche Esatto. problema nonostante. Io l'ho avuto la settimana passata e quindi è una ruota che gira. No, no, ma infatti l'importante è andare avanti giorno dopo giorno, così anche per le applicazioni, per le attività radioamatoriali. Io prima ho buttato là una battuta, nel senso, ho detto che noi andiamo a ferramenta, compriamo quello che ci serve, eccetera. È chiaro che lì non è possibile, quindi era semplicemente per completare un po' il discorso. Dovete programmare per tempo, dovete, come dire, rispettare anche delle procedure. Non è che il primo che si alza la mattina dice: ah, oggi vado fuori e installo una nuova antenna. Insomma, ci Sì, sono dei. innanzitutto considera che ci sono purtroppo, che è un grosso rallentamento, tutte le regole della pubblica amministrazione. Quindi è necessario passare dal MEPA, il mercato, no, dell'elettronico della pubblica amministrazione, fare la gara perché alcuni apparati costano anche un sacco di soldi. E c'è questa zavorra incredibile che non ti permette di comprare o se hai bisogno di un oggetto subito qualcosa. Devi saperlo Certo. prima e spesso sono procedure burocratiche che richiedono mesi. Anche perché ho visto quell'antenna lì,
è enorme, nel senso, Sì. svariati, non dico chilometri, però insomma, Sì. sono Sì, grandi. quella è fondamentalmente funziona un po' come un radar e costituisce un array di radar che sono sparsi un po' per tutto il mondo, cioè normalmente sono locati ai poli, polo nord e polo sud, e i dati poi vengono ritrasmessi via internet nelle ore successive per poi aggregarli insieme. Quindi quello che osserva la stazione Superdarn di Concordia poi è soltanto una piccola porzione che serve a costruire i dati insieme agli altri radar sparsi, ce n'è diversi in Antartide. Io invece qui cambiando un po' argomento, ho selezionato una. È un collega dell'istituto professionale. Ah, ok, ho selezionato questo commento e credo che XBX possa dire qualcosina, perché mi ricorda molto della sua attività anche giovanile. Sì, sto leggendo. Ok. Sì, pronto, pronto. Diciamo che. No, ti voglio bene, Francesco, quando fai queste domande. Ma non è la mia domanda, te l'ho solo girata. Allora, Lui anche diceva io. pochi anni fa, ma sono più di 30, cioè Lo nel so, appunto. 30 anni fa, più o meno, anche qualcuno in più, ero CB pure io, quindi ho iniziato parlando proprio con il baracchino, con la CB. Poi successivamente ho capito che mi stava stretto il semplice utilizzare una radio, per quanto potente potesse essere all'epoca, per fare quattro chiacchiere. Quindi ho deciso di fare il salto di qualità, di studiare per diventare poi radioamatore e fare tante altre cose in più. E a quell'epoca i telefoni cellulari non c'erano, quindi di fatto c'era il telefono di casa. Però c'erano le interfacce telefoniche, quindi diciamo che siamo stati un pochino tutti pirati in altri tempi. E quindi mi ricordo che anch'io avevo un'interfaccia che avevo costruito che era collegata fra due baracchini, che erano su frequenze molto distanti fra di loro, e il telefono di casa. E quindi praticamente utilizzavo proprio il baracchino come se fosse un vero e proprio telefono. Quindi proprio stavo lì, telefonavo, era uno dei primi cellulari, quando ancora non c'erano i cellulari, fatto con il baracchino. Ovviamente è una cosa che a livello sperimentale può anche avere il suo perché, però se non è consentita sarebbe opportuno evitarla. Oggi non ha più nemmeno senso, insomma, con tutta la diffusione che c'è. E però c'era questa cosa qua, quindi non era così raro sentire qualcuno che diceva pronto, pronto, che utilizzava il baracchino come se fosse un vero e proprio telefono. Quindi, però l'utilizzo della radio è completamente diverso, tanto è vero che è vietata questo qua, proprio in tutto il mondo, la trasmissione di contenuti di terze parti. Per esempio, se io parlo direttamente con Alessandro, con Francesco, no problem. Ma se io parlo con Francesco e gli dico Z0BD da K0XBX, ti passo un attimo il professor Fiacca che deve chiederti una cosa. E questo qua non si può fare, quindi è vietato perché il professor Fiacca non ha la patente per poter operare una stazione da radioamatore. E quindi ecco. Il famoso pronto pronto che c'era all'epoca, insomma, potrebbe essere legato a queste cose qua, come anche c'erano dei cordless che andavano a finire in frequenze un pochino che non erano loro, ma magari erano dei radioamatori piuttosto che di altri, e quindi insomma succedevano queste cose qua. Ho E capito. speriamo che non succedano più. Beh, direi. No, comunque i disturbatori, chiamiamoli così, via, ce ne sono anche oggi, cioè non proprio oggi in questo momento, ma sicuramente ci sono persone Esattamente anche che, in questo momento. può darsi, sì, adesso non lo so,
Però ci sono persone che comprano una radio non avendo alcun titolo per farlo, ma la comprano perché alla fine sono di libera vendita, non è che come, non serve, come dire, il porto di radio, come fosse un porto d'armi. E la comprano e le utilizzano sfruttando le frequenze radioamatoriali per scopi propri, per esempio quelli che vanno a caccia, alcune volte le abbiamo trovati sulle frequenze radioamatoriali, perché comprano dei ricevitori, poi volenti o nolenti, cioè consapevolmente o meno, vanno a dar fastidio magari a noi che invece siamo autorizzati. Oppure ci sono altre persone che sfruttano dei satelliti di uso generalmente militare per fare di queste o dei collegamenti, e questi sono prevalentemente in Sud America, cose di questo tipo, se ne vedono Sì, diverse. c'è un satellite, adesso non mi ricordo la frequenza, cioè, e se me la ricordassi non la direi, dove praticamente è un satellite militare dove senti i brasiliani a tutte le ore che stanno lì a chiacchierare fra di loro. E il giochino può andare bene fin tanto che magari il proprietario del satellite non si stufa e possono avere delle bruttissime sorprese. Quindi sono cose... Da non fare. No, assolutamente, assolutamente no, specialmente con certe Amministrazioni. cose. Ma scherzi. Il discorso, per esempio, che diceva prima Francesco, delle radio utilizzate dai cacciatori su frequenze non consentite. Lì purtroppo c'è il problema che le radio sono di libera vendita. Di libera vendita, e chi le vende non sempre ha la correttezza di mettere in guardia l'acquirente, di dirgli: guarda, utilizzala solo su queste frequenze, non modificarla, non fare nulla, perché magari quando l'acquista la radio è bloccata, quindi funziona solo su certe frequenze. Quindi non spostarti perché commetti un illecito penale. E qualcuno poi dopo ha delle brutte sorprese, come quella che diceva prima Francesco, dove era stato chiamato a fare la perizia. Quindi bisogna stare molto attenti. Come il discorso potenze, il suo radio di libera vendita, ma con potenze limitate. Non più tardi di una settimana fa, un amico mio che è cacciatore, cioè, così parlando, mi fa dire: io, cioè, ho un problema perché ho comprato la radio nuova. La radio, tra l'altro, è quella che ha 8 watt. Io ho detto: come 8 watt? Calma, io ho detto, perché tu, cioè, non puoi utilizzare più di, mi sembra, mezzo watt. Quant'è? Cioè, no, ma questa è quella 8 watt, quella maggiorata, cioè, e non riesco a farmi sentire. Allora io ho detto: no, calma, perché tu con questa radio, innanzitutto, sei fuori legge. Rischi che ti tolgono il porto d'armi e passi anche dei brutti quarti d'ora. Quindi, se hai problemi per farti sentire, semplicemente cambia antenna. In 448 gli ho spiegato come fare l'antenna da solo, quindi un pezzo di filo della lunghezza giusta, e ha risolto il problema, tornando nella legalità. Magari se questa cosa la facesse chi vende l'apparato, però dubito che insomma i vari Amazon and Company abbiano le competenze o la volontà di poterlo fare. E quindi è anche facile che uno commetta degli illeciti in maniera inconsapevole, però proprio questo è un ulteriore motivo per cui essere radioamatore ti porta anche a conoscere determinate cose e evitare di commettere atti che sarebbe opportuno non fare. Poi anche fra i radioamatori abbiamo dei, passatemi il termine, dei radiodeficienti che passano il loro tempo a disturbare chi magari riesce a fare meglio di loro su certe cose. Non è raro che su determinate stazioni rare che arrivano, che so, dall'isoletta del Pacifico, quindi arriva il segnale bassissimo, solo in pochi riescono a sentirlo, arriva il radiodeficiente di turno che non l'ascolta e allora si mette lì sopra a disturbare fischi, rumori, eccetera, per non farlo sentire nemmeno agli altri. Quello però purtroppo rientra nella stupidità umana che è insita nella maggior parte delle persone. Vai, Presidente. Io, Ci tra sta, ci l'altro, sta. Sì, tra qualche minuto devo anche salutarvi. va bene, grazie. Già hai fatto tanto. E dicevo, a proposito di queste frequenze, magari nell'ultima parte faremo anche un tipo in Q&A, quindi domanda e risposta. Non so se,
So che c'è una lista di domande Ci sono alla alcune quale domande andremo a legate, sì. rispondere. E vedete, Francesco diceva che alcuni si divertono a disturbare. Io direi anche che ci sono altri che invece disturbano inconsapevolmente. Vi ho detto all'inizio che ci vengono concesse, ci viene dato l'utilizzo di alcune frequenze, di alcune bande per studiare fondamentalmente, è questo, per accrescere la nostra conoscenza, per capire come funzionano le cose, quindi per sperimentare nuove tecnologie. Perché, per esempio, nel passato, alcuni radioamatori hanno anche contribuito attivamente allo sviluppo di nuove tecniche di comunicazione, allo studio di fenomeni propagativi, diverse cose. E quindi lo scopo è quello di diventare esperti. Ci sono alcuni però che semplicemente si limitano a, come dire, a schiacciare dei pulsanti, cioè a premere il tasto di trasmissione anziché cambiare la frequenza, ma non capendo cosa stanno facendo. Allora vediamo nello spettro, ecco perché avere oggi un ricevitore che abbia la possibilità di mostrare le frequenze, l'andamento spettrale dei segnali. Vediamo che occupano frequenze oltre il lecito, oltre il dovuto, perché impostano le loro radio in modo errato. Quindi abbiamo amplificatori di potenza che sporcano, passatemi il termine, lo spettro con kilohertz e kilohertz di banda, quando in realtà ne basterebbero 2-3 al massimo. E questo accade spesso perché purtroppo la tecnologia oggi è a portata di tutti, però non c'è la padronanza fino nei minimi dettagli di quello che si sta facendo. E questo è un grosso problema, soprattutto nei fine settimana di competizione, dove ci sono le gare, perché lì veramente c'è il mondo, ci sono tutti che si buttano in frequenza, e quindi avere rispetto rigoroso degli altri è fondamentale. Tra l'altro, a volte capita proprio di fare, come dire, dei test. Ci mettiamo in ascolto subito prima, subito dopo l'inizio di una competizione e vediamo che lo spettro all'inizio è abbastanza quieto, tranquillo, tipo quello che potrei farvi vedere ora, tanto per tornare a mostrarvelo. Cioè una cosa così, ci sono dei segnali, non sono tantissimi, quando inizia la competizione diventa tutto rosso, cioè si riempie, non c'è più un kilohertz libero e è anche bello da vedere perché significa comunque che c'è attività, ci sono persone. È chiaro, durante la settimana, come un mercoledì mattina, come oggi, c'è un pochino meno traffico. Però Ricordi vabbè. quando abbiamo fatto la serata in sessione con Flex Radio, che Sì. coincideva con il contest Sì. CQWW 160 metri? Questa competizione iniziava il venerdì sera alle 11 locali. Alle 11 precise si è visto lo schermo che è proprio fatto un salto, proprio è salito, cambiato completamente colore. Da blu che era è diventato completamente rosso, pieno di stazioni, Tipo proprio. questa parte qua a sinistra. Ecco, esatto. All'inizio era tutto sul blu, come è sulla destra, Si e vede proprio lo poi. stacco netto. Sì. È un fantastico, infatti, alcune volte è veramente bello. Quello che state vedendo adesso semplicemente sono 30 MHz di banda, quindi ci sono dentro servizi commerciali, radioamatori, radar. Li vedete qua, questi segnali che si spostano in diagonale, sono delle scansioni. Intorno a 10 MHz, vedete, ci sono dei segnali che si spostano diagonalmente. Qui generalmente sono dei radar o cose simili. Quindi c'è tanto da studiare, da apprendere, da vedere. Per esempio, a 10 MHz, ci sono le stazioni campioni di frequenza. Che cosa sono quelle? Sono fondamentalmente dei segnali campione che servono a testare i nostri ricevitori. Quello che sto utilizzando è un ricevitore sincronizzato col GPS, quindi è molto stabile e preciso in frequenza, altri non lo sono. E allora si può andare su delle frequenze, cercare dei segnali campioni. Vedete, qui viene mandato un tono continuativamente, e sappiamo che quello deve stare a 10 MHz, e quindi quando lo riceviamo significa che il nostro ricevitore è ben allineato. Poi vedete che qui ci sono invece delle spazzolate in frequenza, cioè dei segnali che viaggiano da sinistra a destra, e quelli sono generalmente o radar o altri servizi, tipo magari quello che ci diceva prima Alessandro giù in Antartide,
cioè dei sistemi che si spostano in frequenza, inviano dei segnali, li ricevono, in base a quello che torna indietro ottengono delle informazioni. Quello a sinistra è un radar, sarebbe curioso poter capire quelle variazioni di colore a cosa corrispondono. A me non è consentito, cioè non lo so. Quindi, Cioè io devo salutarvi purtroppo perché il tempo a disposizione è finito. E grazie. ringrazio il professore per l'opportunità che diciamo, ci ha dato di condividere alcune nostre esperienze e vediamo poi se riusciamo a ripeterle anche nel prossimo anno scolastico, ben volentieri, la disponibilità da parte mia personalmente, ma penso da parte dell'associazione. Io vi ringrazio, spero magari in presenza, così almeno Volentieri. i ragazzi possono avere magari un po' più di desideri, un po' più di possibilità di fare domande e vedere e toccare con mano, insomma. Magari quando la situazione generale lo consentirà, quindi potremo avere una libertà di movimento più in sicurezza, potremmo anche valutare, che so, un'esperienza diretta sul campo Magari. anche da voi, quindi installando insieme ai ragazzi una semplice antenna che possiamo fare insieme e vedere delle trasmissioni. Magari Poi ne sarebbe bello. parleremo magari in futuro. Sarebbe Grazie. fantastico. Grazie mille, Grazie buon proseguimento a tutti. mille. Ciao, ciao Grazie. Ciao, Francesco, ciao Alessandro. ciao. 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 Allora, torniamo a noi per gli ultimi 20 minuti circa, poi ci saluteremo tutti. E io ho visto che prima girava una domanda, adesso non so se la ritrovo, però qualcuno accennava a dei collegamenti via satellite, quindi a delle informazioni, non la ritrovo, ma va bene, forse è un po' indietro, ma va bene, non fa niente. Oppure, vabbè. E fondamentalmente vi volevo far vedere quello che è invece ricevere segnali dal satellite. Noi abbiamo anche la possibilità di comunicare via satellite, quindi adesso vi voglio far vedere. Francesco, scusami, c'era un mio ragazzo che chiedeva che cosa sono i satelliti esclusivi e i satelliti EIRC. Esatto. Io allora ho provato a interpretare quella domanda, Ah, non l'ho capita. Infatti era quella a cui facevo riferimento. Allora, EIRP in realtà non è un satellite, ma è un acronimo che indica la potenza effettivamente radiata, cioè quando dobbiamo trasmettere noi avremo due tipi di potenza, quella che esce dalla radio o dall'amplificatore e misuriamo direttamente con il wattmetro, quindi ci colleghiamo lì e misuriamo, che ne so, 10 watt, 100 watt, 1000 watt. Poi abbiamo la potenza effettivamente radiata, cioè ogni antenna ha un guadagno, ovvero ci sono dei numeri che tendono ad essere variabili dipendentemente dall'antenna, ma che caratterizzano il funzionamento di un'antenna, ovvero dobbiamo considerare quella che è la direttività di un'antenna. Cioè ogni antenna non è che irradia allo stesso modo in tutto lo spazio, ha delle direzioni di propagazione nello spazio privilegiate. E in quella direzione, noi, in ogni direzione, riusciamo a caratterizzare l'antenna con un numero che è il guadagno. E questo vale sia per la trasmissione che per la ricezione. E questo guadagno ci dice quanto è buona l'antenna a irradiare il segnale in quella direzione. Quindi la EIRP fondamentalmente è il prodotto tra la potenza che esce dalla radio e il guadagno d'antenna. Quindi non è un satellite, almeno per quello che ho studiato io finora. E poi quelli per uso esclusivo, io credo che la domanda, eccola qua, era questa. I satelliti di uso esclusivo sono ovviamente quelli per la televisione, ma anche quelli per uso amatoriale, oppure i servizi meteorologici, oppure per utilizzi militari, eccetera. Noi da un po' di tempo abbiamo un satellite geostazionario, e è una bella cosa avere un satellite geostazionario, adesso poi vi spiego perché, che sta a 26 gradi ovest. E è ricevibile, come state vedendo ora, con un disco da 80 centimetri, tranquillamente. Questo è un disco da 80 centimetri, il classico LNB per la televisione via satellite.
e poi dei ricevitori, questo è un ricevitore software defined, cioè un ricevitore radio definito totalmente via software. Quindi fondamentalmente arriva il segnale alla parabola, al paraboloide, passa all'illuminatore, viene convertita ad una frequenza più bassa, poi arriva ad un convertitore analogico digitale, questi dati vengono inviati al computer e il computer con il software che state vedendo ora lo demodula. Quindi io potrei anche farvi sentire dei segnali. Per esempio, questo è il beacon del satellite. Adesso ve lo faccio sentire. Ok. Vedete qua c'è lo spettro del segnale. Poi adesso ve lo provo a far sentire in telegrafia. Eccoci qua. È un po' scarsino come segnale, un po' basso. Aspettate che lo devo centrare. È un po' basso, vabbè, l'audio si sente male adesso. Comunque sì, dicevo, ci sono questi satelliti che permettono delle comunicazioni H24, fondamentalmente questo. Adesso qui io se parlo è difficile per me riuscire a centrare. Eccolo qua. Questi sono segnali, lo tolgo perché altrimenti mi dà fastidio, sono segnali che arrivano da 40.000 km, cioè questo satellite sta sopra all'orizzonte a 26 gradi ovest, no, 26 gradi est, sì, est, scusate, non ovest, e permette tutto il giorno, tutti i giorni di poter comunicare, diciamo, dalla Malesia più o meno fino al Brasile, sia nell'emisfero nord che nell'emisfero sud. E questa è una bella innovazione perché comunque al di là delle problematiche legate alle frequenze, cioè trasmettere a 2400 MHz e ricevere a 10 GHz e mezzo, che non è proprio facilissimo, però tutto il giorno funziona. Cosa che non possiamo avere per esempio in HF, cioè sotto i 30 MHz. Lì dobbiamo attendere per esempio la notte per avere collegamenti a lunga distanza a 3,5 MHz o a 7 MHz o a 1,8 MHz, magari durante il giorno lavoriamo meglio le frequenze dai 14 MHz in su. Quindi il satellite permette un utilizzo più stabile. Ok? È chiaro che poi questo è un caso particolare, cioè un satellite geostazionario, cioè puntiamo il nostro disco, la nostra antenna su quella direzione e lì stiamo. Ma se andiamo a utilizzare altri satelliti, per esempio quelli in orbita bassa, tipo la ISS, dobbiamo essere pronti a riceverlo per 10 minuti al massimo. Quindi in quei casi la cosa è un pochino più complessa. E lì dobbiamo utilizzare dei software per l'inseguimento e attendere che sia sopra l'orizzonte. Magari adesso provo anche a farvelo vedere dove sta la ISS in questo momento. E se fossimo fortunati, boh, potremmo anche provare a riceverla, ma ci credo poco. Quindi, Riccardo, nel frattempo, se ci sono domande, portale avanti, io cerco di Allora, vedere un po' di cose. guarda, domanda quella la base, no? L'apparecchiatura, perché tanti mi dicono per iniziare che devo fare, no? Allora, qual è la, diciamo, la trafila dalla A alla Z? Allora, potrebbe rispondere anche Alessandro se volesse, altrimenti vado avanti io, non so se la Mentre sente vai avanti Alessandro. tu. No, Perché vai, vai, va vedo bene. ci sono dei ragazzi che hanno voglia di iniziare, però chiaramente devono passare prima per la parte, diciamo, tra virgolette, burocratica, per poi passare Sì, alla parte allora, la pratica, cosa. nel senso l'acquisto dell'apparecchiatura, e poi che apparecchiatura, quali frequenze sono maggiormente indicate per il neofita piuttosto che, no? Allora, in realtà, come dire, non c'è nessun vincolo sull'acquisto, cioè basta andare in un negozio Sì, però e si può acquistare la radio, però in realtà poi c'è un problema che è quello di poterle utilizzare, cioè non è che io la compro e mi metto a trasmettere, perché per esempio, vedete, io e Alessandro abbiamo un nominativo
ci è stato dato, quindi noi siamo autorizzati, ma se uno non è autorizzato e io, per esempio, accendo la radio, sento qualcuno che chiama e dico, vabbè, dammi il tuo nominativo, cioè QRZ, quello che mi risponde, quindi si scopre subito che qualcuno non è autorizzato. E a quel punto, quindi, insomma, la cosa può diventare anche spiacevole. Allora, l'iter classico è quello di studiare, prendere un libro, studiare un minimo di radiotecnica, un po' di normative, capire come funziona la radio, dare l'esame. Adesso ci sarà una sessione, speriamo, nel mese di luglio, altrimenti si andrà a dicembre, vedremo un po' il ministero quello che dirà, vista un po' la situazione legata al Covid. E dopo fatto l'esame si attende l'arrivo della patente e poi si fa richiesta per il nominativo. Quindi nulla di difficilissimo, semplicemente è richiesto un po' l'impegno, ma anche perché senza conoscere un minimo di tecnica, un po' di come funzionano le radio, le normative, poi si fanno brutte figure. Ci sono persone che hanno superato l'esame. Quindi sono autorizzate, però li vedi che poi sono impacciati perché non hanno comunque compreso come effettivamente una radio funziona, come ci si comporta in aria su una frequenza anziché un'altra e così via. E quindi è spiacevole. Quindi è per il proprio bene essere comunque consci di quello che si fa. Quindi acquistare una radio sì, ma anche no, nel senso è inutile acquistarla prima. Anzi, spesso e volentieri la si acquista senza capire perché acquistarla. Noi facciamo e ancora stiamo facendo dei corsi per superarle, ecco, per avere la possibilità di superare l'esame di radioamatore. Adesso siamo costretti a farli in streaming. Ci troviamo generalmente il giovedì sera per un'oretta, un'oretta e mezzo e parliamo di varie cose, vari argomenti che riguardano. Si parte dalla legge di Ohm, per esempio, la cosa più semplice, fino ad arrivare un po' come sono fatte le radio. L'ultima volta, giovedì scorso, abbiamo parlato di come è fatto a livello di schema blocchi un ricevitore e un trasmettitore. E sono tutte cose che bisogna sapere perché poi quando si va a fare l'esame ci sono dei quiz da superare, quindi delle domande a risposta multipla. Per chi invece provenisse da studi tecnici, generalmente l'ITIS, quindi l'Istituto Tecnico, non l'IPSIA, e quindi chi ha studiato l'ITIS Telecomunicazioni, generalmente può avere l'esenzione dall'esame. Tutti gli altri devono fare l'esame, cioè servono percorsi di studio dedicati, cioè dove si tratti appunto l'argomento telecomunicazioni. Ovviamente no, una laurea in ingegneria elettronica o simili, quindi comparabili, dà l'esenzione. Per esempio, Alessandro, se non ricordo male, ha avuto la patente perché proprio è laureato in ingegneria delle telecomunicazioni, se non ricordo male. Sì, allora io ho preso la patente tramite, diciamo, convalidando alcuni esami del mio corso di studi. Ho una laurea in ingegneria informatica, in cui Informatica, c'è, sì. sì, che vabbè, ci sono molto simili, soprattutto noi vecchi, in cui Sì, c'erano sì. esami di elettronica e elettrotecnica, entrambi, insomma, quindi coprivano più o meno tutte le conoscenze necessarie. Però io vorrei aggiungere comunque che sì, cioè se uno è intenzionato è un pochino inutile cominciare a acquistare subito la radio, perché sennò dovrebbe soltanto ascoltare e starsene zitto. E invece incoraggio sì a frequentare le associazioni di radioamatori, perché sì, ti aiutano a magari a prepararti all'esame e a capire meglio qual è lo strumento che può servirti per iniziare senza buttare via soldi. Quello, Tanto anche una perché ARI c'è in tutte le città, come c'è a Pisa, c'è a Perugia. sì, ci sono diverse sedi in tutte le regioni, sì, Sì. siamo abbastanza diffusi. E infatti, vedi, Alessandro è stato fortunato in qualche modo, passatemi il termine, perché lui ha sfruttato bene la sua laurea. Io avevo 16 anni quando ho preso la patente, quindi ero ancora studente al liceo e niente, ho dovuto dare l'esame completo, che all'epoca era non a quiz, ma era proprio un quesito di elettrotecnica. Se non ricordo male, quel giorno capitò qualcosa sui circuiti RLC, quindi non era difficilissimo, però comunque
era per me qualcosa di diverso. Poi dopo, negli anni, vabbè, la passione è cresciuta, ho studiato ingegneria elettronica, ma non mi è servito per avere la patente. Quindi non è che serva necessariamente una laurea in ingegneria. Però può far comodo per comprendere bene tanti aspetti che poi sono anche interessanti. Anzi, per molti che studiano ingegneria, poter applicarsi alla radio sarebbe un valido aiuto a comprendere veramente quello che è quello che uno studia. Perché molti, per esempio, parlano di ROS, di onde stazionarie, però non hanno mai capito l'aspetto fisico che c'è dietro quei numeri che leggiamo sugli strumenti, cioè su uno strumento come questo, che è un ROS, metro wattmetro e accordatore d'antenna. Oppure quei numeri che si vedono su degli strumenti, ve ne faccio vedere anche uno, questo qua è un piccolo analizzatore vettoriale di reti, adesso è tempo di tirarlo fuori. L'ho voluto comprare così per vedere quanto era buono rispetto a strumenti commerciali un pochino più costosi. Sono degli strumenti che hanno, vedete, due connettori, una è la porta di uscita, l'altra la porta di ingresso per i segnali, e servono a fare misure, qui c'è uno schermo, su segnali a radiofrequenza, quindi su filtri, su antenne, su eccetera, ma molti non ne comprendono il significato di alcuni parametri, tipo quelli che sono scritti qua davanti, S11, S21, cioè non è per essere estremamente pignoli, eccetera, però a volte comprendere quello che si fa è importante. Torniamo sempre lì. Le frequenze ci vengono date per accrescere la nostra conoscenza. Quindi è un invito che faccio anche a chi è già radioamatore, cioè non fermatevi all'aspetto ludico della passione, ma continuate a studiare perché c'è tanto. Quindi comprendere quelli, per esempio, sono i parametri di scattering, da cosa originano, tutta la teoria che c'è dietro. Quindi, per carità, sono calcoli non sempre semplicissimi, però è importante per comprendere magari quando utilizziamo uno strumento come questo o anche altri più complessi, che non ho qui davanti, ovviamente, è importante. Se ci sono altre domande, Riccardo, andiamo Allora, guarda, avanti. un ragazzo mi ha chiesto se c'è effettivamente un indirizzo mail o un contatto o un qualcosa per chiedere quando inizierete i corsi, quando li farete, perché sono qualcuno interessato. Sì, allora, l'indirizzo email è semplice, è quello della nostra associazione info@aripg.it, ma basta andare in, inter sì, in internet, cercare associazione radioamatori e metti vicino la città dove ti trovi, o quantomeno la provincia, Perugia, Pisa, che ne so, Livorno, Milano, Siena, Roma, Ancona, cioè capoluogo di provincia. Generalmente lì è più facile trovare un'associazione. Qui in Umbria ce ne abbiamo diverse, c'è Foligno, c'è Orvieto, Terni, Perugia, Città di Castello, insomma ce ne sono diverse. Però ce ne sono altre in altre regioni, non è che ci sia solo il capoluogo di provincia. Oppure c'è Facebook, per esempio noi come vedete siamo in Facebook, quindi anche tramite la pagina possiamo essere contattati, se non siamo noi saranno altre associazioni, insomma ce ne sono, c'è per tutti. I corsi ovviamente, noi lo stiamo facendo da gennaio, quindi è anche una cosa abbastanza impegnativa. Abbiamo iniziato verso metà gennaio e lo stiamo portando avanti ancora oggi, arriveremo penso a fine giugno. Cadenza Eh, settimanale, sì, incontri una o... volta alla settimana, anche perché comunque sia io che altri che mi danno una mano, ovvero ci diamo il cambio, lavoriamo, quindi insomma. È un impegno trovare il tempo per tutto. Poi io adesso altre domande non ne ho anche perché durante il corso della chiacchierata di queste 2 ore molte ne avete già prese e risposte. Per cui. Esempio, qua c'è, allora approfitto io, c'è Eugenio, un amico mio qua della provincia di Perugia, anche lui è radioamatore e scrive: io sono l'esempio per quanto riguarda l'ITIS, mi è bastato il diploma da perito elettronico per diventare radioamatore. Però dice: tra i banchi di radio se ne vedono poche, quindi mi sono avvicinato all'Associazione Radioamatori Perugia per apprendere dai migliori. Va bene, grazie per i migliori. Sì, Poi lui è un ragazzo dovrebbe che... essere anche un mio ex studente, Sì, addirittura. infatti me l'ha detto, infatti è una cosa carina questa che ci ritroviamo tutti qui. E
Lui è proprio uno dei classici esempi in cui Facebook, per esempio, è stato molto utile, ci ha trovato così. Se non ricordo male, mi scrisse proprio tramite Facebook, ma posso venire in sezione? Certo che puoi venire. Allora è venuto, lì per lì era venuto per partecipare al corso. Poi durante il corso ha scoperto che avendo il diploma di perito in telecomunicazioni all'ITIS, poteva avere le esenzioni e ha fatto domanda e ha avuto l'esenzione. A quel punto ha ottenuto il nominativo, la patente, tutto quanto e adesso si sta laureando la laurea specialistica in ingegneria, ma all'epoca ancora non era né laureato alla triennale né tantomeno ovviamente alla specialistica. E quindi è un buon percorso sicuramente da affiancare ai classici studi accademici, perché ti dà la sensibilità necessaria per comprendere e toccare con mano tante cose, dalle più semplici, come funziona un alimentatore, cioè un convertitore di corrente dall'alternata alla continua, con stabilizzatore, eccetera, fino a come si montano le antenne, come si costruiscono le radio, come funziona un amplificatore, quali sono le intensità dei segnali in gioco, perché vedete, molti criticano quando vedono grosse antenne, ah, lì quelli creano disturbi per la salute, danni, eccetera, eccetera. Sì, ma anche no, nel senso che un animatore maggior parte del tempo sta in ascolto. Come vedete, io ho trasmesso qualche minuto prima, ma anche durante la mia trasmissione stavo 1 minuto, 2 minuti, poi magari eravamo in tre e quindi altrettanto, se non di più, stavo in ascolto. Poi le potenze in gioco sono basse, soprattutto a distanza. Parliamo di microwatt, nanowatt o ancora meno picowatt, cioè veramente potenze che sono ridicole se comparate all'energia, per esempio, che arriva tutti i giorni dal sole. Voi vi mettete sotto il sole, sentite quello che è 1 kilowatt su metro quadro, lo avvertite, lo sentite, e lì vi arriva addosso 1 kilowatt di potenza, ovviamente spalmata su uno spettro abbastanza ampio, però è quella che poi fa funzionare i pannelli fotovoltaici. Quando vedete quel numeretto, l'efficienza del pannello 15%, 17, 18, 20, 25% in quelli più buoni, eccetera, che succede? Quei 1000 watt in ingresso vengono tradotti in 150-200 watt in uscita proprio con quella proporzione, quel 20%, quel 15%, quelle cose là. Quindi quella l'energia la sentite, l'energia di una radio non la sentite. Quindi anche un invito a stare tranquilli, spero che sia passato, perché c'è un allarmismo adesso veramente immotivato sul 5G, per esempio, cioè su tutte quelle cose che non hanno un fondamento scientifico. Cioè tutte quelle paure, tutte quelle cose che si vedono complottisti, chiamiamoli così, sono immotivate. Cioè non c'è oggi, alla data di oggi, che è il 3 giugno, 4, sì, 3 giugno, non c'è un documento che dica emissioni radio tumori, non ce n'è uno che lega uno a uno questo effetto. Quindi stiamo calmi, stiamo tranquilli, perché veramente non ci sono tutti questi pericoli che qualcuno vuole farci credere. E lo dico senza veramente paura di essere smentito, perché ad oggi non c'è un documento ufficiale che leghi uno ad uno causa-effetto emissioni radio tumori. Perché parliamo di emissioni non ionizzanti, cioè frequenze talmente basse che non sono in grado di andare ad intaccare il DNA, per esempio. Quindi a scindere le molecole che costituiscono il DNA, e è da lì che poi si originano i tumori, le malformazioni, le varie cose. Quindi parliamo di frequenze radio, non parliamo di raggi X, ultravioletti, raggi gamma, quelli sono noti per causare ionizzazione delle molecole, che è un'altra cosa. Quindi è bene fare chiarezza anche su questo. Io invece ho una domanda curiosa mia, Alessandro. Che facevi un anno intero laggiù? Come passavi il tempo? Nel senso, il lavoro tuo in che cosa consisteva? E poi che facevi nei momenti liberi? Allora, il mio lavoro era fondamentalmente quello di dare assistenza e far sì che tutto continuasse a funzionare, quindi dovevi essere un po' polivalente, ovviamente nel mio ambito, ovvero
per ciò che riguarda il funzionamento appunto dei servizi informatici o degli strumenti scientifici, che poi, bene o male, ormai Tutto. tutti gli strumenti Tutto. sono connessi alla rete, sono su IP, fondamentalmente campionano dati, li trasmettono su una rete informatica locale, che è quella della stazione, quindi è una LAN. E poi c'è una parte di archiviazione o di elaborazione in loco, o a volte vengono banalmente appunto archiviati e trasmessi nei momenti, tra virgolette, di calma, in cui appunto il collegamento a internet viene usato un po' di meno, quindi normalmente la notte, cioè durante le ore di riposo nostre, la notte, e cose di questo tipo, però poi può capitare un po' di tutto, come puoi immaginare. C'è ovviamente una parte anche di tempo libero, perché poi la giornata fondamentalmente è più o meno di 8 ore, come da noi. Però sei lì, non è che torni a casa. Sì, diciamo che il trucco poi è una cosa un po' personale, però il trucco dal mio punto di vista è trovarsi comunque mentalmente impegnati in qualcosa, in un processo, in un progetto o qualsiasi cosa che ti possa piacere e tu voglia magari sviluppare, visto che hai anche un po' di tempo a disposizione. Quindi io ho fatto questo, fondamentalmente ho tirato su dei servizi che gli mancavano, che ho visto gli fanno comodo perché tuttora li stanno utilizzando, e così mi è passato anche piuttosto velocemente questo inverno. C'è chi ho visto ha scelto nel tempo libero, di imparare a suonare uno strumento, chi leggeva, c'era comunque delle aree, chiamiamole così, ricreative, perché c'era una ricca biblioteca o comunque molti libri in formato digitale, c'era una piccola palestra, una sala video, quindi comunque il tempo in qualche modo lo inganni in quel modo lì, No, che perché poi è la parte più tosta, eh. mi immagino una similitudine fra quelli che stanno lassù, la stazione spaziale, no? E voi che state lì, perché comunque è un qualcosa di estremamente chiuso, non è che potete andare a fare tante passeggiate all'esterno, insomma, No, visto no, che in realtà le puoi fare, anzi, ci sono colleghi, io un po' meno perché comunque me ne stavo comodamente al caldo, però comunque c'erano colleghi che comunque per motivi di lavoro dovevano uscire tutti i giorni o quasi, proprio per lavorare su strumenti o fare campionamenti che stavano fuori dalla base. E vabbè, durante i mesi più rigidi ci stai poco, però se uno proprio ha necessità e voglia di respirare un po' d'aria fresca, prende, si fa 20 minuti al massimo, perché poi il freddo si sente, anche con l'equipaggiamento il freddo si sente. Ho capito. E le attrezzature informatiche, elettroniche che avevi laggiù, sono particolari per la temperatura oppure comunque sono No, normali? normalmente sono tutte apparecchiature, diciamo, commerciali, e per adattarle a funzionare, dipende se sono all'interno o all'esterno, come visto in qualche foto, nei dintorni della stazione ci sono, diciamo, delle casine che sono chiamati shelter, che sono riscaldati, nel senso che le temperature all'interno possono essere di qualche grado sotto lo zero, meno 10, così. E sono Quindi riscaldate. sono riscaldate, quindi già sono temperature che permettano il funzionamento anche di apparecchi commerciali. Per altri invece c'è tutto, diciamo, un lavoro quasi artigianale, spesso si usa il legno, di coibentazione, di isolamento e quindi installazione di questi strumenti all'interno di scatole di legno isolate e anche dotate di riscaldatori, proprio per far sì che possano funzionare anche nei mesi quelli in cui le temperature sono più rigide. Anche l'impianto di collegamento del satellite, che qui al solito guardo se vi condivido la foto, visto che l'avevo preparata. Aspetta, al solito me la perdo. Era all'interno di uno shelter, quindi una struttura che sì, proteggeva l'apparecchiatura anche dal vento, no? Insomma,
dagli agenti atmosferici che sono esterni, anche se comunque non è molto ventoso. E però, soprattutto durante l'inverno, teneva riscaldato, perché altrimenti si andava appunto a meno 20. Questo è, diciamo, lo shelter dove è installato il VSAT, l'impianto di trasmissione. Si vede l'antenna bella grande, un'antenna di oltre 3 metri, e se vedete, diciamo, quello è un materiale, soprattutto la parte di fronte, diciamo, trasparente alle frequenze su cui lavorava l'antenna. Quindi però permetteva comunque di tenerlo riscaldato e durante i mesi invernali si arrivava a meno 20, quindi temperature che permettevano di funzionare. Se non ci fosse stata quella struttura e quella protezione, si scendeva a meno 80 e si bloccava tutto. E vedete anche quella specie di casettina di legno, no? Dietro all'antenna, lì dentro ci sono i modem e altri apparecchi di telecomunicazione. E anche quello, appunto, oltre ad essere stato costruito di legno, c'è del materiale isolante, e un termostato, quindi con un riscaldatore o delle ventole, magari, perché poi succede che invece durante i mesi estivi le temperature salgono considerevolmente, allora si comincia a far entrare un po' di aria fresca dall'esterno, perché il livello di isolamento invece non fanno uscire niente e quindi gli apparati iniziano a scaldare. Si arriva anche tipo a 20 gradi sopra lo zero. Quindi si abbassa, ecco, abbassare le temperature è facilissimo, basta aprire un attimo le bocchette di areazione e inizia a entrare aria a meno 45. Ok, quindi sì, diciamo che c'è un aspetto un po' ancora artigianale, proprio perché non c'è sul mercato, non c'è mercato di questi prodotti proprio pensati per un ambiente del genere. Ho capito. Grazie. Grazie. Bene, credo che siamo Francesco. più o meno Sì, abbiamo arrivati alla superato fine. l'uomo. Ah, non fa niente. No, è che E ha per esempio, cambiato lezione. ah, ok. Per esempio, vedo qua c'è una domanda di Ruggero, ma l'abbiamo già fondamentalmente data la risposta. Quindi nella registrazione, in ogni caso, studiare, esame, patente, autorizzazione. Quindi il percorso è molto semplice e diretto, insomma. Ci sono poche cose, ma l'abbiamo già parlato durante. Tanto rimarrà registrato tutto in Facebook e probabilmente anche YouTube. Poi caricheremo la registrazione lì. Quindi, se non ci sono, penso, altre No, mi domande. pare di no, Ok. abbiamo detto tutto. Almeno per Va quanto bene. riguarda i miei ragazzi, non ho visto altre domande, a parte quelle che avevo fatto io e quelle che durante il percorso avete praticamente già sviscerato, avete già risposto. Va bene. Diciamo che penso che basta così, insomma. Adesso spero Va che, no, nel senso, spero che. Sia stato interessante per noi sicuramente. Alcuni ragazzi già mi hanno mandato qualche dei feedback, insomma, piuttosto interessati. Spero che quando ci sarà la possibilità, come diceva Francesco prima, di avervi come ospiti da noi o per vedere magari effettivamente quello che è un'antenna, quello che è una stazione, insomma, con le apparecchiature. Va bene, E niente. ci organizziamo adesso, tanto l'anno scolastico praticamente è finito, Sì. quindi vediamo se da settembre in là si riuscirà a Tanto. fare qualcosa, soprattutto anche senza tutta quella storia, le mascherine, tutte quelle cose lì, insomma speriamo di poter essere più Sì, liberi, così anche, abbiamo tempo, insomma, quindi possiamo ecco. dare Ci tempo. organizzeremo sicuramente, potrebbe essere una bella attività, anche perché veramente lì poi dovremmo stare tutti intorno alla radio, non è che possiamo distare 20 metri uno qua, uno là, perché diventa poi difficile vedere lo schermo, cioè alla fine lo schermo è qualche centimetro, quindi anche per i ragazzi, se riuscissimo ad allestire una stazione presso di voi, sarebbe bene poter stare tutti vicini, cioè, Sicuramente. perché se dovessimo invece mantenere questo distanziamento, insomma. Però vabbè, facciamo, come dire, scongiuri e vediamo Sì, che
L'anno scolastico futuro si apra nel migliore dei modi e poi noi siamo qua, siamo disponibili. Se avete domande, ovviamente lasciatele nei commenti, anche nel video. Io vi ringrazio a nome della scuola per la disponibilità. Ah, si è bloccato il presidente Alessandro. Spero che ci Ah, ascolti. vedi, non so, non tocca solo a me. Abbiamo avuto problemi anche le settimane scorse, infatti Sì. diceva sempre se avessimo avuto, insomma, collegamento radio, questi problemi non ce l'avremmo sicuramente avuti. No, allora, io in realtà, guarda, è la prima volta che ho problemi con questa piattaforma perché normalmente funziona bene, ma mi sono accorto che è colpa del mio computer, non del collegamento, che anch'io abito vicino a Pisa, ma in una zona che non è mai stata servita dal DSL per bene, mi sono fatto un link radio privato. Ho Sì. capito. Va bene, io adesso volevo Ok. aspettare che rientrava Sì, il vediamo se rientra. esatto. E spero che rientri. E poi vediamo un attimo. Avuto un Perché poi problemino io. eccolo qua. Sì, È stavo rientrato. dicendo, quindi potremmo continuare la discussione offline, insomma, ecco, questo è il senso, continuate a Sì. scrivere, a seguire, poi vediamo quello che si può fare. Benissimo. Va Va bene? bene, io saluto tutti quelli che sono in collegamento, quelli che si sono collegati, poi i miei ragazzi li risentirò prossimamente, così almeno vediamo, insomma, quello che mi dicono di questo incontro. Vi ringrazio Benissimo, tantissimo, grazie per la grazie a voi per disponibilità. l'opportunità e ad Questo Alessandro per averci regalato grazie il suo tempo. mille. No, è importante, è importante. Vabbè, affascinante, un'esperienza come quella non è facile da condividere, insomma, no? No, Da ma era, io l'ho voluto qui proprio per questo motivo, perché fosse chiaro, ecco, che la radio comunque anche oggi nel 2020 non è da sottovalutare. Nel senso che diamo per scontato che con un cellulare oramai possiamo comunicare con tutto il mondo, ma in alcune parti del mondo il cellulare non basta. Ci sono anzi delle zone dove la copertura telefonica è inesistente e non c'è bisogno di andare in Antartide, basta andare in qualche deserto o in qualche zona poco popolata, anche qua in Italia, per trovarsi senza telefonia. E allora a quel punto la radio diventa fondamentale. Tutto qua. Ok. Va bene. Allora, buona giornata a tutti e Bene. alla prossima. A presto. Buona giornata, buona giornata. Ciao.